Punto successivo all'ordine dei lavori di oggi. Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta progettuale dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità relativa alla riorganizzazione delle linee afferenti il deposito ATAC Tor Vergata, avente ad oggetto razionalizzazione della rete del trasporto di superficie deposito Tor Vergata. Prima di iniziare la discussione in merito, io vorrei ricordare che ci sono due ordini del giorno che sono stati depositati, così a prima occhiata mi sembrano molto simili, se non vorrei dire uguali perché non li ho letti attentamente. Sono firmati uno dal Movimento 5 Stelle, da Fratelli d'Italia e da Roma Popolare, e l'altro è presentato dal PD. Quindi vorrei ricordare che al termine della discussione ci sarà anche la presentazione di soli 3 minuti, e vorrei che vi atteneste ai tempi, sui due ordini del giorno. Per quanto riguarda la discussione in merito all'atto invece, c'è una richiesta di utilizzo, quindi di ampliamento delle tempistiche, della durata di intervento, così come d'articolo 61,2 del nostro regolamento municipale, fino a un massimo di 30 minuti e è presentato dalla consigliera Biondo e mi sento assolutamente di concederlo. Iniziamo subito la discussione sul punto in oggetto. Chi vuole presentare la relazione? Consigliera Ariano. Sì, grazie Presidente, mi perdoni. Qui siamo al punto 2, quindi al dibattimento relativo all'espressione di parere della... Quindi i due ordini del giorno ce li vediamo dopo, scusate, mi ero distratta un attimo. Okay. Sì, dunque, questa l'espressione di parere che viene resa ai sensi dell'articolo 6,2 del regolamento per il decentramento amministrativo ha ad oggetto la proposta progettuale inviata da parte del Dipartimento Mobilità al municipio. Ora, questo progetto nasce sulla base della definizione di un piano specifico avviato già nel 2013 sulla base dell'indirizzo politico espresso dall'allora Giunta Capitolina. Il progetto ha interessato già altri depositi ATAC, nello specifico Collatina, Tor Sapienza, Portonaccio, Grotta Rossa ed altri depositi a partire dal mese di maggio sino al 2015. Come riportato anche dalla proposta progettuale pervenutaci, la ristrutturazione di questo deposito di Tor Vergata, quindi questo piano che c'è stato, pervenuto, doveva essere già realizzato nel corso del 2015. Pertanto, noi ci siamo trovati già dal mese di novembre scorso ad incontrare le realtà territoriali su una proposta che in realtà poi si è scoperto non essere proprio quella definitiva, in quanto una nota del Dipartimento di giugno del 2016 aveva fatto provvedere l'agenzia ad adeguare il piano e a redigerlo nuovamente nel mese di luglio. Quindi quando poi abbiamo avuto contezza appunto di un'ulteriore versione è stata richiesta la formalizzazione di un documento progettuale ufficiale da poter sottoporre definitivamente al territorio. Ci sono stati vari incontri nei quali comunque la Commissione ha potuto far presentare il progetto direttamente dai soggetti che l'hanno elaborato e quindi da agenzia alle componenti territoriali, e quindi la Commissione si è fatta carico appunto di prendere i vari rilievi e di trasferirli all'agenzia
In sede di commissione si è deciso la scorsa settimana di votare contrariamente ai confronti di questo piano, quindi abbiamo rigettato e l'espressione di parere è stata insomma negativa, non favorevole. Grazie. Bene, ci sono altri interventi? Ci sono interventi, consigliere Ciancio? Grazie Presidente, grazie consiglieri, mi scuso se così sommessamente vorrei fare alcune considerazioni. Non sono titolare della commissione, ma ho partecipato fin dal 3/11/2016 ai primi interventi relativi a questo fantomatico progetto di razionalizzazione, perché di questo si tratta, si trattava e si tratta, perché ho sostenuto sin dall'inizio che erano dei tagli, forti tagli, non soddisfavano i cittadini e quindi era da guardare un po' con molta attenzione, e quindi la Commissione ripetutamente ha cercato di portare un'espressione di parere su questo progetto, ma è stata costretta a rinviare. Ad esempio, vorrei ricordare che per favore, fai continuare la... Grazie. Vorrei ricordare che precisamente nella commissione del 3/11/2016, era novembre, abbiamo ricevuto un incontro così informale, mi ricordo, con il comitato Capannelle Statuario, che già da allora aveva evidenziato, insieme a quasi tutti i commissari, alcune perplessità. Alcune cose illogiche rispetto ai percorsi, rispetto ai tempi, rispetto a quello che i cittadini si aspettavano, e guardando nelle carte assolutamente era molto 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 lontano. Dice: il progetto si pone come le azioni, queste tre ipotesi fondamentali: potenziamento e regolazione dei servizi di alta domanda di spostamento, regolarizzare gli orari e i passaggi delle linee a bassa frequenza, ristrutturazione e razionalizzazione dei servizi in ambito degli ambiti, eliminando le sovrapposizioni. A me è sembrato onestamente che dalla prima commissione, perché dobbiamo arrivare a circa 25 incontri per dire alla fine non esprimiamo il parere, poi invece il 6/10, che è stato qualche giorno fa, la commissione si convince e vota contro. Questo è avvenuto perché il Dipartimento ha dato forfè, non ha accolto nessuna osservazione, non ha dato nessuna apertura, eppure io mi sono appuntato la signora che veniva in commissione, perlomeno sulle osservazioni che riguardavano gli studenti che la mattina non raggiungono le scuole o arrivano in ritardo, aveva dato delle aperture prioritarie rispetto a questo modello, a questo progetto che tutti vorremmo funzionasse in modo straordinario, e invece, ahimè, vuol dire che nulla è stato concesso. Ma ancor di più, un'altra commissione importante è stata quando si è parlato specificatamente anche di questo, perché c'era il comitato di Torre del Fiscale e i cittadini di Villa Fiorelli in particolare, che lamentavano quel prolungamento a Piazza Lodi, il 51. Beh, abbiamo dovuto digerire da parte del Dipartimento l'attuazione del 51 Express, rinunciando a molte fermate, ma noi, pur di dire va bene, una linea espressa migliorerà, cioè, la situazione è drammatica. Allora, che devo dire? Devo dire che di commissione ne abbiamo fatte tante, per poi alla fine arrivare al nulla. Oggi discuteremo, dopo questa discussione generale, sulla proposta che arriva dall'Agenzia della Mobilità, due ordini del giorno che cercano di
di trovare una soluzione, una mediazione. Del resto non è che diciamo cose che vengono dall'altro mondo. Prolungare un autobus che percorre via di Capannelle vuol dire che si blocca nel traffico, lo dicevano i cittadini, e resta lì, quindi non si arriva prima a meta, ma addirittura si ritarda un percorso. E ne potrei citare tante di situazioni anomale di questo piano. Mi preoccupa assolutamente riconfermare tutto quello che si era detto sul quadrante est, sul collegamento Anagnina policlinico. Cioè, abbiamo fatto un lavoro che se ne dica, poi dice, non partecipiamo. Cioè, io mi assento dalla commissione per venire a lavorare anche nella commissione ambiente, proprio perché c'era un motivo forte: 810, il 51, la linea 663 che viene depennata. Insomma, abbiamo ascoltato quasi tutti i comitati di quartiere, per poi arrivare alla fine e essere costretti a bocciare una proposta che arriva dall'Agenzia della Mobilità. Cioè, non mi sembra che sia una cosa bella, forse in previsione di quel giudizio, di quel voto finale, si poteva predisporre nella stessa commissione, senza vedersi su geometrie variabili, come il primo giorno di scuola il consigliere mi ha indotto a formulare questa, cioè vedersi in commissione di nuovo e dire le osservazioni sono queste, votiamole prima in commissione, perché su questa roba non ci sono squadre, ci sono gli uomini, le donne, gli anziani che ogni mattina, i bambini che aspettano alle fermate. Io non voglio leggere tutti i verbali che ho analizzato attentamente della Commissione Ambiente, dove di volta in volta abbiamo ricevuto le persone, ci hanno segnalato dei problemi, e dalla Presidente d'Aula, che rimarcava fin dalla prima volta che è un obbligo ascoltarli i cittadini, formulare le istanze e attraverso la Commissione Terza dire all'Agenzia: non stiamo chiedendo cose difficilissime o strane. Non possiamo dire che quei tagli potevano far risorgere, come dire, una situazione economica che si evidenzia anche oggi incredibile, però sicuramente hanno inteso ridurre di quei chilometri e fare quei tagli sulle sovrapposizioni che non sono auspicabili e concepibili. Proprio per questo io mi auguro che dei due atti successivi, su cui avremo poco tempo, si possa trovare una sintesi per dire cosa e quale garanzia ci possa dare l'Agenzia della Mobilità sulle cose che diciamo, perché se noi ogni volta facciamo un'osservazione e poi non viene esaudita, è tutta carta. Ho stampato anche invece alcune richieste che sono diventate invece operative. Alla fine della passata consigliatura qualcosa è stato portato a casa per quanto riguarda la mobilità. Io ne devo riconoscere il merito di chi ha esteso in alcune zone del nostro territorio extragra alcune linee dove era inesistente il trasporto pubblico locale. Io non ho null'altro, avevo fatto questo elenco per dire che, come dire, le commissioni sono state moltissime e mi auguro che si arrivi alla fine a un risultato concreto rispetto alle posizioni che ho visto, come dire, unanimi per tanti aspetti. Grazie. Altri interventi? Nessun altro intervento? Consigliera Biondo? Sì. Grazie Presidente. Un attimo che mi organizzo, perché io invece, a differenza del mio collega Ciancio, i verbali li voglio leggere. E quindi, scusa Vale, ok. Allora, intanto grazie, sono contenta che arriviamo in consiglio a discutere questa proposta di Agenzia per la Mobilità, che è stata posta all'attenzione del municipio il 20 luglio del 2016, quindi è passato ben più di un anno. In questo anno
e qualche mese abbiamo fatto un grande lavoro in commissione su questa proposta, tant'è che dal 5 ottobre del 2016 al 18 maggio del 2017 abbiamo fatto ben 11 commissioni e non è, diciamo, nel mio stile, però dato che prima qualcuno lo ricordava, 11 commissioni significano anche 118 presenze dei consiglieri e 4.720 euro spesi da questo municipio per arrivare oggi in consiglio. Però sono state, o perlomeno erano a nostro parere, 11 commissioni utili, perché l'obiettivo era quello di fare partecipare i comitati e i cittadini per fare delle osservazioni a questa proposta, che vi ricordo sempre che, a differenza nostra, hanno per 11 volte nel corso di questo anno regalato il proprio tempo al nostro municipio per poter rappresentare i propri territori. E quindi mi sento in prima battuta che, insomma, questo lavoro è stato utile ed è stato volto proprio ad approfondire la proposta di Agenzia per la Mobilità e suggerire delle modifiche attraverso questo importante percorso partecipato, di cui diamo atto alla Commissione di aver portato avanti. Infatti, come Commissione tutta, maggioranza e opposizione, ci eravamo presi davanti ai cittadini e ai comitati di quartieri questo impegno. E questo stesso impegno, ovvero quello di trasferire le osservazioni ad Agenzia per la Mobilità, lo aveva preso con nostro grande stupore, diciamo, e apprezzamento per il suo spirito di iniziativa anche l'assessore Pierfranceschi, che è stato più volte presente in commissione e che nella seduta del 5 ottobre 2016 diceva che si proponeva quale soggetto di raccolta delle richieste da parte della commissione. Ecco, dicevo, l'obiettivo quindi era quello di avere delle rassicurazioni, questo lo sanno tutti i commissari che hanno partecipato, da parte di Agenzia della Mobilità rispetto alle richieste dei comitati. E per questo, ma ci tengo a ripeterlo, ed è stato dedicato a questo il lavoro della commissione per 11 convocazioni, e su questo permettetemi di passare alla lettura dei verbali, perché io questa sensazione la avevo chiara avendo partecipato a quasi tutte le commissioni, ma l'ho avuta confermata rileggendo tutti i verbali della terza commissione in cui abbiamo discusso di questo argomento e che adesso, scusatemi per se vi tedierò, ma voglio riportare perché è giusto che tutti sappiano qual era l'obiettivo, diciamo, di questo lavoro. Nella prima commissione in cui noi abbiamo discusso questo progetto, era il 5 di ottobre del 2016, quindi esattamente un anno fa, l'ingegnere Verghini dell'Agenzia per la Mobilità sottolineava l'importanza di conoscere le esigenze che nascono dal territorio per eventuali modifiche o rimodulazioni delle linee, lo esplicitavano. E a seguito di questo, come dicevo, l'assessore Pierfranceschi si prendeva la responsabilità di fare da collettore di queste osservazioni per poi trasferirle. Nella seduta successiva del 3 di novembre del 2016, la Presidente, nell'avviare la discussione su questo argomento, spiega che la volontà di far partecipare i comitati di quartiere alle sedute di commissione si sia sviluppata anche a seguito degli incontri avuti con AMA e con Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, al fine di raccogliere e discutere le criticità rappresentate dai territori anche in vista della prevista razionalizzazione della rete del trasporto pubblico locale relativa al deposito ATAC Tor Vergata. E per questo motivo, subito dopo, dava la parola al presidente del comitato di quartiere statuario Capannelle. E di nuovo nella stessa commissione la presidente spiegava che la razionalizzazione è ancora in una fase progettuale, eravamo a novembre scorso, e per questa ragione intende, insieme con i commissari, audire tutti i comitati di quartiere per capire le esigenze dei territori interessati al fine di avviare in seguito interlocuzioni con ATAC e Agenzia per la Mobilità per verificare i margini per eventuali modifiche e interazioni. Nella stessa commissione anche
la consigliera Zitoli condivide la necessità di ascoltare nel più pieno spirito di collaborazione i cittadini e le loro esigenze prima di avviare tavoli di lavoro con l'Agenzia di Roma per la mobilità. Subito dopo il Partito Democratico interviene per sostenere questa posizione, interviene anche il consigliere Toti per dire che è importante l'ascolto e il coinvolgimento di tutti i comitati, e chiude il consigliere Gunnella del Movimento 5 Stelle chiedendo a, diciamo, ai comitati di esprimere tutte le proprie perplessità, perché era proprio funzione della commissione dei consiglieri quella di recepire le obiezioni dei cittadini. Quindi in questo momento, praticamente un anno fa, il 3 novembre, c'è una magnifica congiunzione astrale per cui maggioranza e opposizioni siamo tutti, e il gota, diciamo, del Movimento 5 Stelle, perché in tutte le sue espressioni, la Presidente della Commissione, l'Assessore, la Presidente del Consiglio, alcuni membri della Commissione, siamo tutti d'accordo nel dire che iniziamo insieme un percorso di ascolto che ci porterà a fare delle osservazioni per Agenzia per la Mobilità, perché non ci sembrava corretto dire semplicemente questo sì, questo no, ma ci eravamo assunti l'onere di dire anche in che modo modificare e migliorare il trasporto pubblico su questo municipio, che oggettivamente, al netto delle diverse proposte, è un dato di fatto, non, soprattutto nei quartieri più periferici, non funziona. Poi nel mese, il 16 di novembre, quindi 10 giorni dopo, viene confermato dalla Commissione che l'obiettivo degli incontri è proprio il verificare con Agenzia Roma Servizi per la Mobilità cosa sia possibile fare per un servizio, per un miglioramento del servizio TPL nel quartiere. E infine, quando la consigliera Biondo chiede quale sia l'iter della proposta di razionalizzazione e di convocare anche Agenzia per la Mobilità in commissione, proprio perché non avevamo chiaro se questo lavoro ci avrebbe portato a dama rispetto alle modifiche che tutti insieme auspicavamo, la Presidente, questo io leggo, non ricordo perché ho poca memoria, la Presidente spiega che, terminate le audizioni dei comitati, intende avviare una fase di incontri insieme con l'assessore alla mobilità, con i soggetti competenti, al fine di spiegare le esigenze dei cittadini, con l'obiettivo di ricevere in seguito il progetto di razionalizzazione definitivo più vicino alle istanze presentate. E quindi in questo momento, il 16 novembre, rispetto alla nostra richiesta di capire quale sarebbe stato l'iter di approvazione di questa proposta e quali possibilità avevamo noi come commissione di incidere rispetto a questo progetto, ci viene data la rassicurazione che dopo le audizioni avremmo rincontrato Agenzia per la Mobilità con l'obiettivo di modificare quel progetto per avvicinarlo alle richieste dei cittadini. Poi il 13 dicembre sempre del 2016, quindi a quel punto cominciamo, quasi, diciamo, un anno fa, cominciamo ad ascoltare tutti i comitati, ed effettivamente, chiaramente, che interessavano quella zona del municipio servita da quelle linee dell'autobus. E di nuovo il 13 dicembre io mi sono messa nei panni della Presidente della Commissione, che ci avrà detestato perché in ogni commissione chiedevamo sempre la stessa cosa, ma perché avevamo una preoccupazione. Però ci viene confermato che queste audizioni mirano a raccogliere le istanze dei cittadini al fine di avviare l'interlocuzione con Agenzia per la Mobilità in previsione della prevista riorganizzazione della rete del trasporto pubblico locale. E il consigliere Gunnella, che ci manca molto, dice una cosa fondamentale, ovvero che lo scopo degli incontri serve per una fase di ascolto, per capire i problemi, ma soprattutto per raccogliere le informazioni cui seguirà la fase di redazione di atti. Perché, come dice bene il consigliere Gunnella, le amministrazioni parlano per atti, non semplicemente per pareri ed opinioni. Questo giustamente lo facciamo fare ai comitati di quartiere. Qui parlavamo di Gregna Sant'Andrea. E poi c'è una pausa, perché ci siamo occupati
di altro, ma il 19 aprile, con l'anno nuovo, ricominciamo una serie di commissioni su questo argomento. Il Partito Democratico chiede una relazione scritta da parte di Agenzia per la Mobilità, linea per linea, perché come tutti sapete abbiamo avuto delle difficoltà tecniche a leggere quel progetto, e Agenzia per la Mobilità, nella persona della dottoressa Verghini, che era gentilmente tornata in commissione dopo 6 mesi, avvisa, e sto sempre leggendo, che verranno considerate tutte le proposte che la commissione vorrà presentare. Ora, rispetto a questo, io vorrei anche qui chiedere una cosa, perché era un interesse di tutti quello di ripetere quasi fino allo sfinimento ad Agenzia per la Mobilità in che modo avrebbero utilizzato le osservazioni dei commissari e dei comitati di quartiere, perché noi come commissione abbiamo mandato delle osservazioni ad Agenzia per la Mobilità, poi diciamo su questo non per cattiva fede, ma perché purtroppo abbiamo a che fare, diciamo, con il Comune di Roma. Io vorrei sapere qual è anche il numero di protocollo dell'atto con cui noi abbiamo trasferito queste osservazioni ad Agenzia per la Mobilità, o era solo una cortese corrispondenza tra la Presidente della Commissione e gli uffici di Agenzia per la Mobilità. E non è una critica, ma diciamo una segnalazione rispetto al fatto che comunque noi non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta scritta come commissari da parte di Agenzia per la Mobilità. Quindi o la dottoressa Verghini ci prendeva in giro facendoci giocare al risico del trasporto pubblico locale, oppure evidentemente non hanno adempito ad un impegno che si erano presi, ma noi come commissione e come municipio non li abbiamo debitamente sollecitati. E per concludere con i verbali, quanto tempo ho ancora, Presidente? Bene, il 20 di aprile, alla presenza nuovamente dell'assessore Pierfranceschi, che nel frattempo però non aveva, in qualche modo, io vorrei anche capire se l'assessore pure lui ha mandato una comunicazione ad Agenzia per la Mobilità, oppure nel frattempo è stato deciso che se ne faceva carico la Presidente della Commissione, che oggettivamente devo dire, secondo me, poi con pochi risultati ma nell'impegno è stata solerte, però volevo sapere se anche da parte dell'assessorato c'è stata una corrispondenza con Agenzia per la Mobilità. Il giorno 27 aprile 2017 il consigliere Ciancio auspica che le eventuali osservazioni avanzate dai comitati di quartiere vengano accolte e valutate per la stesura di un nuovo progetto che venga ripresentato per l'espressione dei pareri sulla proposta. La Presidente ricorda proprio che gli incontri hanno questa finalità e che quindi il consigliere Ciancio stava dicendo una cosa ovvia. Poi le ultime due commissioni su questo argomento sono dei giorni 17 e 18 maggio, e le ricordiamo tutti perché sono state abbastanza partecipate. Il 17 di maggio la Presidente della Commissione informa che il giorno successivo sarebbe stato votato il parere all'atto proposto con le osservazioni ritenute opportune, quindi come previsto dall'iter istituzionale, e quindi da questa dichiarazione noi abbiamo dedotto che l'intenzione di questa maggioranza era quella di dare un parere favorevole con osservazioni alla proposta di Agenzia per la Mobilità. A questa proposta le opposizioni rilanciano, e infatti leggo sempre il verbale, e spero che ogni volta che cito un nome, se sto leggendo il verbale, ognuno non chiede la replica per questione personale, perché sennò arriviamo al prossimo 12 di ottobre. Il consigliere Giuliano propone di elaborare un documento ex novo da parte del municipio al fine di soddisfare le esigenze del territorio. Il consigliere Toti suggerisce di sospendere per alcuni giorni l'espressione del parere, trasmettere all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità una proposta unificata dei comitati di quartiere interessati ed attendere un atto rimodulato su quest'ultima. Il Partito Democratico chiede di prorogare
l'espressione di parere su questo documento perché l'iter a nostro avviso non era concluso, mentre la Presidente informa che verrà seguito l'iter istituzionale come previsto. E quindi il giorno dopo ci ripresentiamo tutti in commissione con i comitati molto arrabbiati perché erano stati auditi solo il giorno prima e non gli era stato comunicato che il giorno dopo avremmo inteso esprimere parere. In questa commissione la Presidente ci informa appunto di aver consegnato le proposte arrivate dai comitati ad Agenzia per la Mobilità per le conseguenti valutazioni e quindi a maggior ragione noi chiediamo di non esprimere immediatamente un parere ma di aspettare le risposte di Agenzia per la Mobilità e di valutare insieme queste valutazioni. Tutti, a questo punto tutti i commissari, quindi maggioranza e opposizione, decidiamo di non esprimere parere proprio perché eravamo sicuri che sarebbero arrivate delle rassicurazioni da parte di Agenzia per la Mobilità, che chiaramente ha delle competenze diverse dalle nostre per valutare se una linea deve essere soppressa, modificata o integrata, ma ci saremmo aspettati una valutazione puntuale rispetto alle richieste. Sono passati 5 mesi perché era il 18 maggio, queste valutazioni da parte di Agenzia per la Mobilità non sono arrivate e noi sinceramente non abbiamo capito perché nel frattempo abbiamo deciso di arrenderci, di non sollecitare Agenzia per la Mobilità nel mandarci queste osservazioni, di non continuare una battaglia che insieme stavamo portando avanti su questo tema e in qualche modo buttare un pezzo del lavoro che abbiamo fatto. Dico un pezzo perché in ogni caso siamo arrivati dal 17 di maggio ad oggi ad una valutazione opposta da parte della Commissione, perché in Commissione e oggi daremo un parere negativo rispetto alla proposta che ci è stata sottoposta e quindi questo diciamo, è un lavoro di cui va dato merito a tutti e di cui il Partito Democratico è particolarmente contento. Però dopo che abbiamo lavorato così tanti mesi, dopo che, ripeto, finalmente avevamo trovato un punto in comune tra maggioranza e opposizione su un tema tanto importante per i cittadini di questo territorio, perché dopo 5 mesi di silenzio abbiamo deciso di non aspettare più, di esprimere un parere, non voglio dire frettoloso perché è passato un anno, però i cittadini ci perdoneranno, ma è un tema importante sul quale noi non siamo soddisfatti di dire semplicemente no. Ci preoccupiamo di cosa Agenzia per la Mobilità farà da oggi in poi e se queste valutazioni che noi abbiamo portato all'attenzione della Commissione e soprattutto, devo dire, il lavoro dei comitati verranno tenuti in considerazione. Su questo voglio dire che evidentemente avevamo in mente un percorso diverso, perché appunto noi credevamo veramente che saremmo arrivati ad un'espressione di parere negativo, ma con delle rassicurazioni da parte di Agenzia per la Mobilità, che invece ad oggi, mi sento di dire, ha preso in giro questo municipio, perché non ha mai risposto, perlomeno ufficialmente, ai commissari rispetto alle questioni che chiedevamo. Però penso appunto, come ho avuto modo di dire, che non è stato tutto tempo perso, perché questo anno di discussione perlomeno ci ha permesso di convincerci ancora di più che questo progetto non solo non rispondeva alle esigenze del territorio, ma sotto le mentite spoglie di una razionalizzazione, che è un tema molto caro nel nostro tempo, nascondeva sotto mentite spoglie un progetto di rimodulazione che era un taglio netto alle fermate e alle corse del trasporto pubblico su gomma nel nostro territorio, a maggior ragione perché stiamo parlando dei quartieri più periferici. Per questo vi ripeto, siamo soddisfatti del parere negativo che abbiamo espresso tutti insieme, però appunto nel frattempo sono passati 15 mesi, il parere negativo l'avremmo potuto esprimere anche 15 mesi fa e invece rivendicavamo questo lavoro della Commissione proprio perché dovevamo arrivare a qualcos'altro oltre che
al parere negativo. Dopodiché per noi va bene così, non abbiamo questa responsabilità in questo momento, ma ci eravamo messi al tavolo per discutere una questione importante. E quindi sono 15 mesi che appunto forse ai cittadini sembrano tanti, ma noi eravamo convinti che potessero appunto servire per dare finalmente risposta alle richieste di miglioramento del trasporto pubblico che avvengono da parte dei comitati da tempo e che finalmente avevamo l'occasione di aggredire. Per questo appunto, ripeto, mi scuso se vi ho annoiato leggendo i verbali, però per questo motivo sia il Partito Democratico che le altre opposizioni chiedevano con ossessività quale fosse il percorso e se le proposte di cui discutevamo sarebbero state valutate da Agenzia per la Mobilità o no, se sarebbero state valutate in toto o solo in parte, se stavamo facendo una sorta di gioco d'azzardo per cui noi lanciavamo la palla e poi chissà che fine avrebbero fatto queste osservazioni. E la questione è che noi oggi esprimiamo un parere negativo, le cose restano come sono, che nonostante tutto sono meglio di come sarebbero dovute diventare, però noi non abbiamo nessuna garanzia che in un nuovo progetto che necessariamente dovrà essere fatto da Agenzia per la Mobilità queste nostre osservazioni verranno tenute in considerazione. E questo mi dispiace constatare, perché non avrei mai voluto dirlo rispetto a questo argomento sul quale anche in prima persona mi sono impegnata, però dimostra la superficialità e la vaghezza con cui abbiamo affrontato nei fatti, dobbiamo dircelo al termine di un percorso, questo percorso. E ripeto anche qui, la Presidente ci ha comunicato di aver comunicato queste osservazioni ad Agenzia per la Mobilità, però come ricordava giustamente il consigliere Gunnella, l'amministrazione parla per atti e oggi nessun atto formale di questo municipio e nessuna risposta formale di Agenzia per la Mobilità tiene conto delle richieste che abbiamo formulato in questi mesi. Nonostante, vi ricordo le prime parole che ho letto all'inizio del mio intervento nel verbale del 5 ottobre, dicessero da parte dell'ingegnere di Agenzia per la Mobilità che nonostante quelle parole che ci dicevano che avrebbero ascoltato le nostre osservazioni per rimodulare il progetto, successivamente lo ricorderanno i commissari perché siamo rimasti tutti un po' interdetti da questo cambio di passo di Agenzia per la Mobilità, o forse non avevamo capito noi, diciamo che questo lo rimetto a voi la valutazione, ci hanno poi detto che non potevano essere apportate modifiche e che quindi comunque il documento in discussione doveva essere votato così com'era e poi eventualmente si sarebbe ridiscusso un nuovo progetto. Eppure vi ricordo che, come anche i comitati sanno, in realtà da un anno a questa parte delle modifiche a quel progetto sono state apportate, ma paradossalmente sono state apportate senza che fossero mai passate in commissione, quindi diciamo un iter completamente opposto a quello che deve essere. Infatti nel documento presentato dall'Agenzia nella commissione del 13 novembre del 2016 la linea 654 non veniva soppressa come accade attualmente nel documento, ma veniva invece soppressa la linea 663, quindi c'è stata una modifica in corso in quest'anno, durante quest'anno, sono intervenute delle modifiche senza che noi in commissione le abbiamo potute discutere, questa secondo noi è un atto molto grave che abbiamo discusso in commissione e quindi su questo vorrei fare un'ulteriore domanda a questo Consiglio, perché in modo che possiate anche riferirlo all'Agenzia per la Mobilità. Perché alcune modifiche senza essere state discusse appropriatamente possono essere apportate e invece le nostre modifiche di tutti noi su cui abbiamo lavorato per 11 mesi non possono essere inserite in questo piano? E perché noi abbiamo ceduto a questa pigrizia di Agenzia per la Mobilità che non ha voluto valutare nel merito e dal punto di vista tecnico le nostre richieste che ad oggi rimangono lettera morta? Vi ripeto, noi ci riteniamo soddisfatti di questo parere negativo, però chi ci dice che nelle prossime
che nelle prossime nei prossimi progetti che speriamo arrivino, e però adesso chi lo sa se arriveranno in questa consigliatura, se arriveranno nella prossima, perché l'Agenzia per la Mobilità deve ricominciare da capo a valutare i tempi di fermata, i tempi di frequenza, le corse, le strade, i quartieri da servire, eccetera. Chi ci dice che tutte quelle questioni che noi abbiamo condiviso tra di noi e con i comitati, e mi riferisco in particolare alla linea 664, per il quale veniva proposta una modifica, e invece noi alla fine all'unanimità chiedevamo che venisse mantenuto inalterato il percorso, cosa succederà a questa linea? Verrà mantenuto inalterato il percorso, oppure noi oggi siamo soddisfatti di aver fatto una battaglia politica in commissione, ma tra qualche mese i cittadini vedranno soppressa questa linea? E per quanto riguarda la linea 663, appunto, che prima veniva soppressa e poi invece non più, nella proposta di Agenzia per la Mobilità il percorso viene allungato, ma il numero di corse resta invariato. Non ci vuole, diciamo, un ingegnere dei trasporti per capire che se il percorso viene allungato e il numero di autobus viene lasciato invariato, i tempi di attesa saranno più lunghi, e quindi anche su questo noi avevamo concordato di rigettare la proposta. Per non parlare della linea 654, in cui si venivano tagliate delle fermate, e addirittura un quartiere come quello di Villaggio Appio veniva totalmente isolato ed escluso dal rapporto con l'Appia, e quindi poi con il centro di Roma. Le altre linee, la linea 503, in cui le modifiche apportate a nostro avviso non permettono, come è stato richiesto più volte dai comitati, abbiamo ascoltato in commissione, in questo caso il comitato di Gregna Sant'Andrea, avevano richiesto uno spostamento del capolinea da Anagnina a Cinecittà, perché oggettivamente diventava più semplice raggiungere i servizi essenziali, ad esempio questo municipio. In questo modo non viene permesso questo eventuale spostamento, e quindi anche qui avevamo valutato tutti insieme, vi ripeto, di lasciare il percorso inalterato. E infine, solo per citarne alcune, le linee 559, 557 e 657, che venivano modificate non servendo più alcune scuole e licei del nostro municipio, e per le quali quindi anche in questo caso chiedevamo che venisse lasciato inalterato. Oggi, per non dilungarmi ulteriormente, noi esprimiamo un parere negativo. Sulla carta alcune delle nostre richieste dovrebbero essere accolte, perché l'Agenzia per la Mobilità non può andare avanti senza il nostro parere positivo, ma noi non abbiamo alcuna rassicurazione che in questo periodo, fino al prossimo progetto che ci verrà presentato, queste linee non subiranno delle modifiche. Per questo noi pensiamo che invece questo municipio, e in particolare la Commissione, dovesse dare un segnale. Vi ripeto, se voi avete più notizie di me, che oltretutto mi scuso, dato che me lo direte tra poco, vi anticipo, ero assente, e chiedo scusa ai cittadini perché fra poco verrò messa al patibolo per questo, ero assente all'ultima commissione mobilità, che oltretutto alle 9:28 era chiusa, mi ricordano, ma io proprio non sarei venuta, quindi non mi appello, diciamo, alla fretta. Ma perché, appunto, dopo l'ultima commissione del 18 maggio, dopo esserci lasciati dicendoci che stavamo aspettando le valutazioni di Agenzia per la Mobilità, avevo un impegno al lavoro e non avrei mai immaginato che dopo 5 mesi di silenzio, con una discussione di un quarto d'ora, questa commissione e questo municipio esprimessero un parere. Io vorrei sapere se invece magari sono poco informata e siamo tutti d'accordo sul parere negativo, ma siamo anche tranquilli di licenziare questo provvedimento che ci ha fatto compagnia per un anno, e quindi quasi per tutto il nostro mandato fino a questo momento, potendo con serenità dire ai cittadini e ai comitati che in questo anno ci hanno accompagnato che possono stare tranquilli, perché la commissione terza del settimo municipio e il consiglio del settimo municipio hanno fatto un lavoro egregio e avranno evitato, diversamente da quanto a volte invece dicono che faccia la politica, avranno evitato di
peggiorare le condizioni di vita e l'accessibilità ai trasporti e ai servizi per una parte importante del nostro municipio, vi ripeto, a maggior ragione perché è periferico. Tempo scaduto, consigliere. Abbiamo discusso oltretutto per un anno dei tagli alle periferie del nostro municipio, quando avremmo dovuto forse invece valutare una, al netto dei depositi ATAC, una ricomposizione generale del trasporto su gomma del settimo municipio, se questo vogliamo, diciamo, vogliamo vantarci di amministrare. Grazie. Dunque, consigliere Toti, mi sembra di aver visto. Abbiamo seguito con attenzione gli interventi e anche tutti i lavori che sono stati portati in sede di commissione. Lavori, è stato un lavoro lungo, importante, e rispetto a questo oggi noi a questa delibera votiamo contro. È un voto contrario importante, perché è un voto contrario all'indicazione che ci dà il Dipartimento Capitolino, perciò votiamo contro quella che è l'indicazione che arriva dal Dipartimento e dal suo braccio Agenzia della Mobilità, perché l'Agenzia della Mobilità non è un qualche cosa a sé stante, ma è il braccio operativo del Dipartimento. Questa delibera sulla razionalizzazione della rete ATAC, che ha, come ho detto, avuto un grosso lavoro, ha svolto un grosso lavoro la Commissione su questo, un percorso, come hanno detto consiglieri che mi hanno preceduto, partecipato, e abbiamo avuto, io sono stato tra i primi a richiedere questo, il coinvolgimento forte dei comitati di quartiere, l'ha ricordato il consigliere che mi ha preceduto, questo coinvolgimento forte che facesse venire fuori quella che era l'esigenza del territorio rispetto alle criticità che erano state nel tempo denunciate dai cittadini rispetto il servizio pubblico dell'ATAC, che svolge l'ATAC. In questo c'è stato il coinvolgimento chiaramente dell'Agenzia della Mobilità, è stato, io dico, un confronto difficile con l'Agenzia della Mobilità, e devo considerare quello che ha detto il PD rispetto alla latitanza che c'è stata. Ci sono stati incontri con la Commissione, con l'Agenzia della Mobilità, però purtroppo negli ultimi 5 mesi, e io dico forse abbiamo fatto bene a oggi arrivare a questo voto contrario alla delibera, denunciando il fatto che in 5 mesi l'Agenzia della Mobilità non è stata capace di fare, rispetto alle indicazioni che aveva dato il territorio e aveva dato i comitati di quartiere, una risposta che poteva essere d'aggiustamento rispetto a quello che era stata l'indicazione che aveva dato l'Agenzia della Mobilità, anche in un confronto che c'è stato con i cittadini e l'Agenzia, ma non ha dato alcuna risposta l'Agenzia della Mobilità. Tant'è che siamo arrivati in Commissione dopo 5 mesi a dare un parere negativo rispetto a questo, e io dico in più, denunciando, lo voglio dire ancora, la latitanza in questo dell'Agenzia della Mobilità, che per me non ha lavorato seriamente sulla razionalizzazione della rete ATAC. Per questo era importante oggi arrivare a un ordine del giorno che accompagnasse la delibera, perché così la delibera non significa niente solo con un parere negativo. Ho chiesto che, e in questo c'è stata la condivisione anche della maggioranza,
di arrivare a un ordine del giorno che puntualizzasse quelle che erano le richieste che venivano dal territorio, un territorio responsabile, io penso, rispetto a questo, tant'è la consigliere Biondo mi ha citato più di una volta, e io dico che la consigliere Biondo si ricorderà quando mi disse che io facevo un copia e incolla della richiesta che veniva non da un singolo comitato di quartiere statuario, ma da una complessità, un insieme di comitati di quartiere che erano riusciti a presentare una proposta unitaria, per questo rifiutando a campanilismi presentavano una proposta unitaria, e in questo la mia condivisione rispetto a questo, che io penso noi abbiamo cercato in sede di commissione di poter accentuare questo della partecipazione e dell'espressione. E io dissi, no, io con piacere faccio un copia e incolla, risposi alla consigliere Biondo, feci un copia e incolla, dico con interesse faccio questo copia e incolla, perché veramente è importante che rispetto a una esigenza di questo tipo, quella della razionalizzazione del servizio ATA, che ci fosse da parte dei comitati di quartiere non risposte campanilistiche, ma ci fossero risposte unitarie che agevolassero il lavoro della commissione e anche della latitante, io la chiamo così, agenzia della mobilità. Perciò voglio dire che in commissione, con la partecipazione, io penso, dato l'importanza del problema, con un confronto continuo e importante fra opposizione e maggioranza, si è arrivato a quello che noi oggi con forza portiamo all'ordine del giorno, quello di una condivisione che c'è stata in tantissimi punti, con i comitati di quartiere, che io voglio adesso anche puntualizzare. Il discorso del 663, come diceva la consigliera Biondo, il comitato di quartiere di statuario più volte in sede di confronto in commissione ha detto che praticamente questo poteva essere eliminato e accorpato col 654, un accorpamento dei tracciati che deve senz'altro servire il villaggio Appio, in questa l'importanza e la puntualizzazione che noi abbiamo fatto rispetto al 654 e anche Statuario e Quarto Miglio. Il 662, così era l'indicazione che ci veniva dai comitati di quartiere, allungata Statuario con capolinea via Appia, via Bisignano. Io ho visto anche oggi tra i partecipanti oggi a questo consiglio, fra il pubblico, ho visto anche il presidente del comitato di quartiere Statuario, che mi ribadiva questa esigenza che noi abbiamo inserito nel nostro ordine del giorno. Sul 664 qualcuno diceva così com'è lasciarla, però ecco, anche su una linea circolare con capolinea a Cogli Albani, col primo passaggio, ecco questo che c'era stato ribadito ed era un punto importante, quello del passaggio come partenza alle 5.10 su Via del Calice. Poi la soppressione del 6.50, che voglio dire è fortemente utilizzato sia dagli anziani del territorio che dai disabili. È chiaro, questo abbiamo richiesto nell'ordine del giorno, un forte incremento delle frequenze, proprio perché il servizio è fondamentale per i disabili ed è fondamentale anche per gli anziani. E abbiamo previsto una cosa molto interessante, molto importante, che è quella della deviazione su via Tuscolana e su via delle Cave. Rispetto al 502, una frequenza costante col capolinea a Cinecittà e il prolungamento su via Limera.
Il 503, poi, ecco, importante questo per il comitato di quartiere di Gregna Sant'Andrea, perché prima parlavamo del quartiere di Gregna Sant'Andrea. Con questo Gregna di Sant'Andrea non è in sofferenza, perché noi abbiamo detto che il 503 deve avere un prolungamento fino a piazza di Cinecittà. Anche questo era stato richiesto dal comitato di quartiere ed è stato inserito con, chiaramente, come unica linea il 503, con lo scambio passaggio su Gregna e su Osteria del Curato. 509, la conferma dell'attualità, parte il 505 sospeso. Ecco, due parole voglio dire anche sul 507. Il presidente è venuto del comitato di quartiere più volte in commissione, e il 507 noi chiedevamo e chiediamo con questo ordine del giorno anche con forza il passaggio su Campo Romano, perché il passaggio su Campo Romano oggi non è previsto, in modo che questo quartiere sia collegato alla ASL, al centro anziani di Ciampino, all'ufficio postale e a Tor Vergata. Perciò è importante, io voglio rispetto a questo ricordare al Presidente della Commissione Urbanistica, alla Commissione Urbanistica, l'impegno con votazione di risoluzione che abbiamo fatto in Consiglio, svolta a sinistra su via Campo Romano, che è una cosa importante che io chiedo, che te l'ho chiesto già, che fosse inserito. Scusate questa divagazione, ma è importante perché è una risoluzione che noi abbiamo fatto. E un incremento di corse, poi le altre abbiamo accettato come indicazione positiva le altre linee che ci ha indicato l'Agenzia della Mobilità su alcune linee, ecco, siamo d'accordo. Perciò, ecco, voglio ribadire, nel considerato è necessario un impegno deciso da parte di Roma Capitale e del Dipartimento Mobilità e Trasporti nel rivedere al più presto l'attuale piano progettuale in discussione. Le vorrei ricordare che l'ordine del giorno viene discusso dopo, adesso siamo in discussione dell'atto. Voglio dire, è un ordine del giorno che impegna, io dico con forza, poi sarà a questa maggioranza e a questa presidenza, al presidente del nostro municipio e all'assessore competente, essere portavoce forte di quelle che sono le necessità del territorio. Giuliano, le posso chiedere la cortesia di restare nei 10 minuti? Glielo chiedo da prima. Grazie. Se no, se posso fare 9:30? 9:30, va bene. 9:30, accordato. Okay. Grazie. No, perché pensavo che anche dopo si potesse utilizzare il sistema dell'intervento, ma purtroppo no, nell'ordine del giorno c'è solamente la presentazione di 3 minuti e non c'è previsto l'intervento. Come faccio a fare 9:30 io? Esatto. Allora, no, utilizzo questi minuti per parlare appunto che effettivamente è stata approvata la legge elettorale e quindi... E anche se poi il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia non erano d'accordo, però comunque sia ci troviamo in Rosatellum e dice sì, ma perché mi sono sbagliato, presidente? Ho divagato, sì, perché mi è partita un po' la politica, capito? Perché noi è facile generalmente in quest'aula parlare di massimi, di sistemi, poi dopo ci dimentichiamo di quelle che le cose sono terra terra. Comunque pure a me mi era capitato, volevo parlare un po' di questa cosa, vabbè. Parliamo invece delle cose che sono terrene, e più che terrene sono a ruote, insomma. Quindi il piano dell'ATAC, della riorganizzazione dell'Agenzia della Mobilità, ho detta bene, sa? Ora, al di là adesso del tecnicismo che hanno utilizzato un po' tutti, perché quindi le linee, i numeri, la soppressione, quello che serve, non serve, io mi rifaccio semplicemente, quindi anticipando un po' l'ordine del giorno, così dopo eventualmente si può fare un passaggio molto limitato, nel dire che mi sono preoccupato come consigliere di quale fosse il percorso politico-amministrativo di questa delibera.
Perché? Perché è una cosa che parte, mi ha incuriosito, perché è una cosa che parte da lontano, parte dal 2015 sta roba. Ora, a volte noi, quando ci arriva un parere dal segretariato, ti dicono che 30 giorni gli devi dare risposta. Qui sono passati 2 anni e dico, che è successo in 2 anni? Sì, è vero, hanno cambiato 5 sindaci, vabbè, è ok, sì, quindi poi riparti da capo, eccetera, eccetera. Però, dico, mi sembra un tempo abbastanza esagerato per capire quello che è successo. E allora mi sono un po' così appassionato. Poi ovviamente è arrivata in commissione questa situazione che bisognava appunto dare un parere di una cosa che era stata pensata, studiata, metabolizzata nel 2015, quindi è arrivata nel 2017, nel 2016 scusate, appena dopo insomma che eravamo insediati, per poi modificarla con un'altra cosa nel 2017. E quindi dice, vabbè, ma che è successo? Ma infatti noi abbiamo fatto delle commissioni cercando di capire da dove era partito l'input di dover riorganizzare su Roma 7-8 depositi, tranne la Magliana che è il più grosso, per dire, no, perché la Magliana si tocca, per poi, come si dice, riorganizzare e quindi mettere a sistema i chilometri per cercare di dare una maggiore risposta, un maggior risultato alla città di Roma. E va bene, poi vai a vedere, vai a analizzare, e quello che toccava a noi a Tor Vergata, più che una riorganizzazione, erano dei tagli, perché così funziona, perché qualcuno quindi ha detto, tra le righe, tagliate, no? Cerchiamo di recuperare chilometri perché qui stiamo messi male. E questo messaggio, secondo me, che ha percepito l'Agenzia della Mobilità e ha cercato in modo carino di tradurre in una riorganizzazione delle linee, ok? Era quello di avere un risultato in minor chilometri invece che dover, no, vedersi costretta a mantenere lo stesso chilometraggio, e quindi far sì che un'operazione di questo tipo era inutile. Cioè abbiamo fatto un lavoro di 2 anni, dice l'Agenzia, per ottenere il risultato che c'era prima. Qualcosa non funziona, per cui qualcuno ha dato l'input di dover fare questo intervento, e io dico, lo spazio temporale partiamo sempre dal 2015. Dopodiché però questa proposta si è persa, e come così fanno i maghi, no? È svanita e poi a un certo punto è risorta, però quello era il grande che c'è lassù. È risorta e dice, no, dobbiamo analizzarla, dobbiamo intervenire, dobbiamo dare un parere. Ah, e va a capire quello che era successo. E va bene, allora bisogna togliere quello, il 664, il 663, il 55, il 503, il 533. Togliamo e mettiamo un'altra linea apposta per... Dico, sembrava una cosa di quelle fatte bene. Però quando poi sono arrivate i tecnici dell'Agenzia di Mobilità in commissione, pure loro non erano proprio convinti, perché sollecitati... I vedevi delle facce, beh certo questo, ma noi non volevamo, però dateci delle indicazioni, noi siamo qui per prendere indicazioni, perché noi poi le segniamo, le facciamo, le metabolizziamo, le verifichiamo, e ci mancherebbe altro. Questa, come per dire, abbiamo fatto un lavoro tanto per farlo, però non vi preoccupate. Ora, siccome quando uno va a teatro vede la rappresentazione nel momento in cui uno la fa, ma quello che sta dietro le quinte non si sa quello che ci sta. Quindi quello carino è sapere che cosa c'è dietro le quinte, e noi dovremmo dire ai nostri concittadini che cosa c'è dietro le quinte. Allora, a un certo punto, a me quello che preoccupa come consigliere è di dire, noi abbiamo fatto un lavoro durato lungo, fatte tante commissioni, questo lavoro parte dal 2015, arriva nel 2016 così tamblè, viene rilavorato, fa parte della prima stesura, poi c'è un'altra seconda stesura che poi ritorna come era prima, insomma ci hanno cercato di far perdere le tracce, ma non ci sono riusciti. Però poi in commissione noi abbiamo fatto un lavoro completo con la gente, con i comitati, cercando di capire quello che poteva essere più giusto. Ora poi è normale che se tu gli dai, come si dice, no, a un calciatore la palla che rimbalza, e il calciatore la calcia, no? Se era un tennista gli dava una racchettata, quindi cioè, fa l'azione che è preposto. Quindi se tu metti ai comitati
mandi la voce in giro che c'è una rivoluzione, una cassazione di alcuni, di alcune linee a discapito, è normale che scoppia poi giustamente l'arrabbiatura. Però poi sembra che noi tutti insieme, perché poi questo l'ho sentito un po' tutti insieme, siamo riusciti a mettere insieme i vari pezzi per difendere un lavoro, visto che il municipio spesso e volentieri non conta, cercare di essere, come io dico spesso, attori e non comparse. Bene, poi che succede? Dobbiamo dare questo parere e mandiamo tutto all'agenzia per cercare di aspettare quale potesse essere poi il risultato di ritorno. Quindi tu gli mandi la raccomandata e ti torna la ricevuta di ritorno. La ricevuta di ritorno sembra non è tornata, si è persa, perché se poi gli dà l'indirizzo sbagliato è normale che non torna. E allora dice, ma che è successo? Hanno accettato? Non hanno accettato? Sono d'accordo? Hanno dei problemi? Hanno una complicanza interna? Perché essendo il braccio armato del dipartimento, è il dipartimento che dice no, tu fa finta di niente, no, tu ne hai sentito, non risponde. Allora, l'unica difesa che c'ha questo municipio, perché io questo voglio che avvenga oggi, e questo mi sembra che sta andando nel percorso giusto, è dire che noi abbiamo fatto tutto e siamo convinti di aver fatto tutto e siamo convinti di aver inserito tutto quello che era inseribile ed era, come si dice, sopportabile e condivisibile, al fine di evitare che fra 6 mesi, se l'amministrazione del Comune di Roma si impazzisce o il dipartimento non gliene può fregare di meno di quello che abbiamo scritto noi, o l'agenzia della mobilità comunque ha un input diverso, noi abbiamo fatto il nostro lavoro e per far sì che questo lavoro fosse evidente dovevamo comunque non solo votare contraria la delibera, ma dovevamo fare comunque un ordine del giorno che dettasse le linee. Ma le linee di metodo, oltre che il contenuto, che mi sembra che è puerilmente stupido ripeterlo perché siamo tutti d'accordo, non è che ce ne siamo inventati chissà che cosa, la difesa di quello che erano le linee o gli spazi o i percorsi che già esistevano. Però dico, è importante avere la convinzione di porre una questione in modo talmente convinto, perché solo così potremmo noi eventualmente difenderci. Ora, avremmo preferito che l'agenzia facesse un suo intervento o desse un suo contributo, una risposta anche scritta. Quanto sei arrivato? Non è solo quello, volevo ricordare a tutti che la riunione è prevista fino alla seduta è prevista fino alle 17, quindi bisogna chiedere l'estensione, sì. Estendiamo? Estendiamo, io direi fino a fine lavori se voi siete. Ma sì, d'accordo. Ma i lavori quando finiscono? Non sa mai quando finiscono. Domani mattina. Allora. Quindi lei ha un minuto. Ah, grazie. Pensavo meno. No. Dica la verità, pensavo meno. Quindi, allora, quello che bisogna capire è che l'agenzia non ha risposto, o perlomeno è stata contattata, gli è stato dato tutto, la nostra Presidente ha fatto quello che doveva fare, è andato lì, però poi ha guardato il municipio, ok, mi dai le carte, metto qui, e allora che fate? Mo vediamo quello che succede. Ora, di fronte a questo, l'ordine del giorno è fondamentale. Io penso, ho visto l'altro ordine del giorno del PD, io a volte mi perdo su queste cose, forse mi sto a invecchiare, deve essere pure il caso che faccia qualcos'altro, però mi sembra anche normale poter condividere un qualcosa tutti insieme, no? Visto che abbiamo lavorato tutti insieme, io ho avuto modo poco prima di avere sotto mano questa cosa, ho verificato che l'importante che era riportato tutto ciò che i comitati avevano detto nelle varie espressioni e quindi abbiamo firmato. Fratelli d'Italia ha firmato, non c'è problema, cioè su sta roba. Tanto poi, comunque sia, se andiamo a sindacare, io ricordo sempre che tutto ciò parte dal 2015. Quindi se dovevano andare a sindacare, dovevano sindacare tutto quello che c'è stato prima l'amministrazione. Allora io dico, no, perché ci perdiamo su sta cosa? Cerchiamo di essere noi forti, c'è una convinzione. Io so che la consigliera Biondo, così poi interviene, ha utilizzato i suoi 30 minuti in modo egregio, ci mancherebbe altro, ha detto tutto quello che doveva dire, però poi la convinzione di un qualcosa che devi andare a fare, devi capire pure quello che è successo,
perché non può dire solo dove andiamo, ma da dove arriviamo è importante saperlo per poter capire come, no, cercare di intervenire. Allora, io dico... Io le ricordo, grazie, che il tempo è scaduto perché devo... Grazie, concludo. È importante sapere dove andiamo e da dove veniamo, ma... Potevo le prendere ricordo. Mezz'ora io. Accidenti. Va bene, quindi chiudo dicendo che quello che per quanto riguarda Fratelli d'Italia, al di là delle differenziazioni o delle sfumature, quello a cui teneva Fratelli d'Italia che il lavoro effettuato portasse dentro il metodo di quello che è stato fatto, le notizie, quindi il merito delle notizie sono state tutte riportate e nel metodo abbiamo fatto l'ordine del giorno. Questo penso che sia garanzia di un lavoro, anche se lungo, ma di, come si dice, di coscienza, che possa essere comunque condiviso da tutti quei comitati che hanno contribuito a far sì che questo potesse essere. Grazie Presidente, tante belle cose, la prossima volta mi riprenda anche lei, grazie. No, la prossima volta chiede 30 minuti che glieli concedo volentieri, assolutamente, li concediamo a tutti. Allora, ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, io sarò abbastanza breve, però diciamo gli interventi precedenti mi hanno sollecitato e spinto a fare questo breve intervento. Perché? Perché diciamo, rispetto alla proposta che è pervenuta, io non la definisco una proposta di razionalizzazione delle reti, ma io la definisco un vero e proprio taglio di servizi, così diciamo, rendo diciamo, anche merito a quello che dicevano gli altri prima di me, però ricordo anche a chi mi ha preceduto, così il consigliere Giuliano se vuole ripetere anche lei con una replica che va tanto di moda in questa consigliatura, può farlo, però diciamo, visto che ci tiene a specificare come gran parte della maggioranza d'altronde che la consegna è del 2015 e quindi bisogna vedere quello che c'è stato prima, si ricorderà che, perché c'ero io ma c'era pure lui, che quello che non andava bene tante volte questo consiglio l'ha anche respinto quando c'era una maggioranza diversa, quindi quando governavamo noi le cose magari non ci andavano bene, in alcuni casi c'è stato anche il coraggio di rispedirle al mittente, quindi non abbiamo avuto ovviamente modo di trattarli perché come hai visto poi la revisione invece è del 20 luglio del 2016, quindi non sappiamo più che cosa è successo. Però la questione diciamo qui di merito o di metodo, mettiamola un po' come ci pare, ma sia l'uno che l'altro caso diciamo meritano un'osservazione diciamo non indifferente, perché dire oggi rigettiamo questa proposta e contestualmente farci tutti oggi carico di una lacuna preoccupante che è la risposta a tutto quel lavoro che hanno fatto i commissari, che io ringrazio perché poi alla fine si sono riuniti tante volte, si sono fatti carico anche delle proposte di comitati e anche di singole persone, di cittadini che vivono quei quartieri che sono interessati a questo progetto di razionalizzazione. E si sono fatti carico di un lavoro che hanno poi diciamo, messo agli atti anche della Commissione. Il problema è che se noi diciamo così, buttiamo lì, ma l'Agenzia della Mobilità non ci ha risposto, come se fosse un qualche cosina diciamo, di poco conto, credo che noi commettiamo un errore. E forse, e qui c'è la questione di metodo, il non aver voluto concludere all'interno della commissione stessa, non solo con un punto fermo, cioè con un no secco, ma con la certezza che quel lavoro non fosse veramente disperso, e diciamo, l'anticipava prima il consigliere Giuliano perché venerdì scorso ci siamo confrontati in conferenza di capigruppo su questo e sulla metodologia. Beh, diciamo, non è così scontato il fatto che poi esci con un no, dicevamo, e il giorno dopo tu puoi rassicurare le persone che sono noi, prima di tutto, e le persone che sono fuori di qui, che quello che questi hanno proposto non lo mettono comunque in campo, anche perché in uno di quei verbali che la consigliera Biondo diciamo, ha oggi letto con attenzione, c'era anche scritto: attenzione caro Municipio Settimo, se voi non mi presentate un'alternativa, questa è la proposta. E diciamo, questo diventa un punto dirimente rispetto alla discussione e alla fase finale.
Poi è ovvio, le rassicurazioni in più passeranno ovviamente oggi prima di tutto per la maggioranza che governa questo municipio e che governa il Campidoglio, e quindi l'interlocuzione dell'assessore, che ringrazio per la sua faticosa, siamo un po' pesanti qui in consiglio, lo so, la stiamo un po' ammorbando, ci dispiace, però insomma, la ringrazio per averci ascoltato. In realtà poi l'interfacciarsi continuamente con la parte politica rispetto a questo oggi spetta più che altro a voi, e il non aver puntato, diciamo, il feedback rispetto a quello che aveva fatto un anno è proprio tanto, questo sinceramente ci preoccupa. Quindi l'aver valutato la necessità di fare un ordine del giorno, oltre aver regalato un bel calcio d'angolo, per carità, non se nega a nessuno e fa anche bene, diciamo, alla nostra salute per mantenerci più compatti possibili. Peccato che poi questo ordine del giorno, diciamo, a me non è mai pervenuto, quindi vabbè, ma questo ne parleremo dopo. In realtà poi io penso che invece non è una vera e propria rassicurazione. Perché diciamo, la presenza dell'Agenzia della Mobilità in Commissione ha garantito anche a tutti i commissari che bene o male c'era un aspetto tecnico, perché poi la proposta è fatta di numeri, di rilevazioni, di corsie, di chilometraggi, di numero di corse, è fatta da un lavoro tecnico, prettamente tecnico. Quindi diciamo, quando poi ti spingi ad avanzare delle proposte e non hai il feedback, rischi pure che quelle proposte sono inattuabili per problemi di semplice tecnicismo. Noi questa cosa oggi non la sappiamo. Sappiamo se tutte le proposte che ha fatto il comitato di statuario, ne cito uno, sono attuabili? Ci ha detto sì, no, forse? Boh. Sappiamo se quello che hanno scritto e hanno messo a verbale i consiglieri, i membri del Partito Democratico, soltanto battuti, si può fare? Si può lasciare il percorso invariato? Boh. Ora, siccome ATAC, tra l'altro, e Agenzia della Mobilità non godono di buona salute, e quindi che loro vogliano lavorare su un progetto, diciamo, progetti di razionalizzazione, non mi stupisce, ma siamo anche di fronte oggi a un concordato, quindi insomma la situazione è molto complicata. Io non sono per niente tranquilla del fatto che domani questa roba non si mette in piedi. E soprattutto, sì, noi politicamente possiamo dire attenzione, noi abbiamo votato no, però se succede, cioè abbiamo la coscienza pulita? Pensiamo di aver chiuso definitivamente il nostro mandato? No, perché qualcuno a un certo punto mi ha detto, ma no, Vitrotti, te sei sempre la solita, e voi del Partito Democratico siete un po' cattivelli perché siete sempre così, sei pesante, così, e dice, questa si è chiusa una fase e se ne aprirà un'altra, ci stiamo lavorando, fantastico, ci stiamo lavorando ormai è. E che vuol dire ci stiamo lavorando? Che vuol dire si è chiusa una fase e se ne è aperta un'altra? Perché per chiudere il percorso si apre una commissione, si chiude una commissione e finisce la questione. Oggi, e lo anticipo, diciamo, io tra l'altro ho letto anche l'ordine del giorno, ho avuto modo di leggerlo adesso, non sono neanche d'accordo su alcune cose, quindi mi auguro che ci sia stato un errore nel trascriverle, perché tra l'altro mi pare che non si faccia riferimento a delle richieste esplicite fatte da parte della cittadinanza di cui si è fatto carico sì il Partito Democratico, non lo so, però insomma manca una parte importante che spero dopo di poter entrare, diciamo, più nel merito quando discutiamo gli ordini del giorno. Però attenzione, io dico sì, l'ordine oggi, il no alla proposta, diciamo, determina una fragilità dell'interlocuzione politica che c'è stato tra questo municipio, il dipartimento competente, l'Agenzia della Mobilità, non ultimo l'assessorato Capitolino, che oggi rimbalziamo e gli tiriamo un assist cercando di dire oh sindaca, assessora, tenete conto di questa roba qui perché sennò qui, cioè, finiamo male, alziamo una palla. Poi non è detto che però quella roba va a rete, eh. Poi, diciamo, se questo serve
per tranquillizzare l'attuale maggioranza, ci facciamo carico nei limiti del possibile, diciamo, di capirne le ragioni e di non infierire troppo. Però, diciamo, al di là di questo, oggi incassiamo un parere contrario a una proposta che a questo punto però già un anno fa poteva vedere un esito negativo e, diciamo, risparmiarci tanto lavoro e magari indirizzarlo su qualcos'altro, perché no, magari una proposta analoga fatta dallo stesso municipio. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giannone. Grazie Presidente. Dunque, ma ho sentito adesso, insomma, fino adesso molti discorsi, anche molta confusione, perché si buttano in campo nell'arena e si mischiano le cose, perché da novembre abbiamo parlato in Commissione Terza di viabilità, è indubbio, la Commissione Terza tratta di viabilità e quindi abbiamo iniziato ad audire i comitati di quartiere per sentire, per ascoltare le questioni di viabilità relative al loro quadrante. È una forma di, come dire, di ascolto che noi riteniamo importante e quindi ci sono volute alcune commissioni per fare questo. Dopodiché si è inserito in questo discorso, ricordo che parliamo di un'espressione di parere di una revisione, quindi del trasporto, una razionalizzazione del trasporto che ha attinenza su alcune linee. Per esempio la 51 non era inclusa, però l'abbiamo messa in mezzo perché è trasporto e quindi facciamo, come dire, di tutto un erbo un fascio e quindi le commissioni da 6 diventano 11. Beh, vabbè, va bene, le mettiamo dentro, ma in realtà noi abbiamo parlato di questo tema per 6 commissioni e poi le espressioni di parere. Se poi non si è avuta l'opportunità di discutere l'atto finale e quindi di discutere l'espressione di parere vera e propria che c'è stata il giorno, ricordo, 6 ottobre con commissione convocata pubblicamente alle ore 9 presso la sede del municipio, e diciamo che è durata 30 minuti, perché era presente la maggioranza che aveva già evidentemente elaborato la sua opinione e che attendeva il confronto nella commissione con gli altri membri della commissione stessa, che sono la cosiddetta opposizione. Presente un membro della opposizione che non ha ritenuto di, diciamo, aggiungere alcuna osservazione, per cui, voglio dire, siccome la commissione diciamo, era stata convocata con questa motivazione, si è proceduta alla votazione non essendovi argomenti in discussione. Non è che la maggioranza discute tra di sé, la maggioranza aveva già discusso perché in qualche modo una sua linea, e in commissione ci eravamo predisposti per accogliere eventuali suggerimenti. Non c'è stata, non, nessuna discussione, si è conclusa prima. Bene, e poi ho sentito che, insomma, tanto tempo per arrivare a partorire un topolino, no? Cioè un no. Beh, anche un no è una cosa importante, perché un no significa non fare delle cose e quindi forse mantenere una situazione migliore di quella che poteva essere invece dando un sì. Però si è votato troppo in fretta, quindi si è andato lento, però si è votato in fretta, si è messo troppo tempo, però alla fine i commissari non sono riusciti a trovare, i commissari dell'opposizione, a trovare un po' di tempo per venire a discutere l'atto finale. Forse si erano stancati di ascoltare. E quindi io dico semplicemente che bisogna essere un po' coerenti. Il progetto lo abbiamo ascoltato dal consigliere precedente che mi ha anticipato, è del 2015, a luglio 2016, è vero, ci eravamo noi, ma noi siamo stati eletti fine giugno, quindi insomma siamo stati bravissimi nel giro di poche settimane a mettere lo zampino sulla revisione, non lo so. Ci arriva questa proposta e quindi ci siamo premuniti di
in qualche modo cominciare a istruire i lavori. È chiaro che il percorso deve essere comunque lungo e ragionato, perché naturalmente sono gli impatti di viabilità. Abbiamo avuto il modo di ascoltare e di avere in commissione, come avete sentito prima, Agenzia di Mobilità, che ha in qualche modo ci ha spiegato tutte le implicazioni insieme ai comitati di quartiere, ai cittadini. Quindi è chiaro che, essendo un tema molto tecnico, è normale che ci sia voluto più di una commissione, se per il semplice fatto che ce ne sono volute, che io ricordi, almeno due, per presentare tecnicamente, no, come le linee si andavano a modificare, quali fossero le proposte di modifica. Allora io dico, superficialità e vaghezza ho sentito, però poi abbiamo fatto tante commissioni per approfondire. Mi sembra che in quest'Aula oggi si siano dette cose abbastanza contrarie tra di loro. Io dico solamente che questa è un'espressione di parere, perché è un iter che diciamo regolamentare, regolamento per il decentramento dice questo, per cui oggi, no, volendo fare un discorso concreto, pratico e pragmatico, oggi si chiude un iter e con oggi noi diamo un'espressione che ha un peso molto importante. È un no che vuol dire che quella razionalizzazione realmente per noi non lo è nei fatti, perché nei fatti lo abbiamo già sentito e noi siamo concordi nel ritenerlo una razionalizzazione inadeguata. Per questo noi esprimiamo parere, ma noi per poterlo fare abbiamo bisogno di poter approfondire, specialmente, ripeto, su una tematica così tecnica. Quindi questo è il percorso, ma con l'ordine del giorno, come già qualcuno ha anticipato, noi affermiamo anche un'altra cosa. E quindi non capisco per quale sia, diciamo, il dibattere, la contesa in questo. Abbiamo portato un ordine del giorno per sollecitare appunto un avvio, no, per sollecitare, per dare un'indicazione forte di avvio di un'altra procedura che deve vedere accogliere le richieste invece che sono arrivate dai territori. Tutto qui. Adesso vogliamo rileggerci i verbali, sono tutti pubblici, ognuno se li può rileggere più e più volte. Fatto sta che sono pubblici anche questi atti, queste nostre, diciamo, queste nostre espressioni della nostra volontà. Per cui io non trovo nulla di scandaloso in questo modo di procedere, piuttosto ritengo che sia stata una modalità di procedere molto attenta, molto scrupolosa, per evitare che una qualsiasi cattiva decisione potesse avere un impatto negativo sui nostri concittadini. Tanto è. Altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora io inizierei con un chiarimento relativo al titolo della deliberazione. Si parla di proposta progettuale dell'Agenzia Roma Servizi per la mobilità relativa alla riorganizzazione delle linee afferenti il deposito ATAC Tor Vergata. Quindi, a differenza di quanto comunicato dalla consigliera del Partito Democratico precedentemente, non una proposta della parte politica, ma dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità. La consigliera, sempre del Partito Democratico, che è intervenuta ancora precedentemente, ha parlato di gettoni di presenza delle commissioni, volendo alludere a uno spreco delle sedute che sono state effettuate per discutere il tema. Vorrei premettere che, nonostante io non faccia parte della commissione mobilità, sono abituato a leggere i verbali e le convocazioni con i relativi ordini del giorno. E non mi pare che nelle sedute di Commissione Mobilità ci sia stato come unico oggetto all'ordine del giorno in più sedute la razionalizzazione della rete del trasporto pubblico. Quindi io sinceramente questo spreco non lo vedo. Nelle sedute sono state invitate, come più volte ricordato, cittadini, comitati di quartiere, perché è stata data a chiunque la possibilità di partecipare
con quello che ci contraddistingue, la massima apertura alla cittadinanza, a differenza di qualcun altro che magari precedentemente discuteva tra quattro amici in una stanza. Quindi per noi sedute pubbliche, e quindi per noi non è uno spreco assolutamente mai cercare un confronto con il territorio, piuttosto è un investimento. Se poi, proprio per concludere, vogliamo parlare di sprechi di soldi pubblici, vorrei ricordare che in questo municipio l'organismo di revisione economica e finanziaria di Roma Capitale ha proceduto ad una diffida di questo municipio, la cui giunta e la cui maggioranza politica era del Partito Democratico, semplicemente perché li ha diffidati dal pagamento di gettoni di presenza per le commissioni sui print. Perché, per chi non lo sapesse, la scorsa maggioranza si era inventata una commissione che rientrava all'interno della commissione urbanistica. Questo è. Quindi vorrei chiudere con due domande. La consigliera che mi ha preceduto rinuncerà ai gettoni delle sedute cui ha partecipato ritenendolo uno spreco di soldi pubblici? Uno. I consiglieri della precedente consiliatura che hanno percepito gettoni più volte per una commissione commissariata, si può dire, dall'OREF, hanno rinunciato e restituito ai cittadini quei soldi pubblici? Questo vorrei capire. Noi esprimiamo parere allegando un ordine del giorno, quindi con una proposta costruttiva sulla quale si è lavorato. Il resto sono solo ed esclusivamente chiacchiere che hanno portato questo municipio alla situazione attuale, alla quale noi stiamo cercando di rimediare. Se questa è l'esperienza politica, se questi sono i politici di professione, io preferisco rimanere un politico non di professione, ma andare a dormire con la coscienza pulita, a differenza magari di qualcun altro. Grazie. Sì, no, non posso. Allora, intanto l'ho già chiesto in sede di capigruppo di evitare. Ti ricordo tre minuti, però, non mi mettete in difficoltà. Le osservazioni vadano, diciamo, oltre una misura, e la misura mi sembra ormai colma. Però, visto che qualcuno si prende dei diritti che evidentemente non ha perché si occupava di altro quando noi invece eravamo già qui, ricordo che quell'organismo di revisione economica che oggi bistrattate, quindi l'OREF, quello che non conta niente, quello che vi dà i pareri negativi e che oggi non conta però niente perché sono assolutamente inutili e fa addirittura delle ingerenze di carattere politico, in realtà quando ci diffidò il gruppo del Partito Democratico fece un esposto, e non permetto a nessuno di dire che in quest'aula nuovamente, quando ripeto ci sono persone che non sono a conoscenza dei fatti, può solo alludere al fatto che qualcuno si è appropriato di soldi pubblici in modo illecito, perché il livello è così basso, è così preoccupante che arriviamo alla deriva anche del nostro rapporto, diciamo, democratico che potremmo avere in un'aula come questa. Quindi il rispetto delle istituzioni passa anche per questo, e quando la misura è colma, l'ho già detto in conferenza di capigruppo, avevo richiesto anche al capogruppo che più volte mi aveva rassicurato su questo, ma mi pare che non ci siamo ancora capiti. Mi dispiace che ancora una volta, a fronte, diciamo, di argomenti sensibili come questo, si cerchi invece di andare su altri temi che veramente espongono un pezzo che tra l'altro oggi non è più qui, ma che ha risposto attraverso altri atti, che sono quelli che non competono alle aule politiche, ma siamo andati a fare un esposto alla procura ai carabinieri, quindi parliamo di un altro livello. Vi invito a non parlare di cose che non conoscete, primo. Secondo, vi invito di evitare nuovamente di parlare di appropriazione indebita di soldi pubblici, perché questa volta veramente finiamo di nuovamente di parlare qui, ma andiamo a parlare con il commissariato più vicino e poi ne risponderete non direttamente a me, ma direttamente a qualcun altro. Grazie. Consigliera Biondo, se l'intervento è dello stesso tipo, eviterei. Ok. Mi scusi, richiama regolamento. Sì. Cioè? Qual è l'articolo? Allora,
a titolo personale è solo la persona che è stata presa, ha detto lui il consigliere prima ha citato la consigliera che mi ha preceduto, ovvero in questo caso la consigliera che ha parlato, l'altra non ha secondo regolamento necessità di intervenire. Mi scusi, sto parlando, però io sto facendo richiamo a regolamento, mi scusi, non posso essere disturbato, sto facendo richiamo del regolamento, quindi secondo regolamento può essere citato solo la persona citata, in questo caso ha detto la consigliera che mi ha preceduto, l'altra consigliera non ha necessità perché in quanto non è stata proprio citata. Mi scusi, grazie. Pure a me prima. Presidente, posso spiegarle, perché poi decide lei se darmi la anch'io parola. Intervengo. Chiaramente. Un attimo veramente veloce, mezzo minuto, perché no, allora, io intanto, vorrei che vi rendeste conto. Io poi, vorrei insomma. Chiedere il VAR anche per questo consiglio del municipio, oltre che le partite di calcio, perché ogni volta ognuno sente solo quello che gli piace. Mi dica, sentire. No, però mi dica le volevo dire labbra. Che... è stato detto prima la consigliera del Partito Democratico che mi ha preceduto e poi è stato anche detto la consigliera del Partito Democratico che ha parlato ancora prima. Okay. Oltretutto mi hanno citato più volte il consigliere Giuliano e il consigliere Toti, non ho mai chiesto la parola, credo di avere diritto di parola se lei me lo concede. Sì, sì, io vorrei che tutti quanti per favore evitaste questo continuo, sì, se lo dice, se lo vuole dire al consigliere continuo, della maggioranza, che quando può fare richiamo al regolamento anche quando sì, questo continuo soldi, dibattito insomma. Che ci porta a queste, ho capito, sì, lo prevede il regolamento, io eviterei, non so perché voi non aveva parlato, siamo tutti stanchi, abbiamo da parlare, cioè ancora dobbiamo discutere di un altro. Due ordini del giorno, no, la votazione di un atto è un altro atto, breve, quindi perché... eviterei di incorrere in questi, diciamo, contrattempi. Sarò molto sì, breve, grazie. Perché devo solamente chiarire due cose che mi sono state imputate. Allora, la prima è che è vero, non sono state fatte 11 commissioni su questo, ne sono state fatte 10, ho ricontato i verbali, però se il tema è leggere l'ordine del giorno e non il contenuto dei verbali, vi chiederei di fare uno sforzino in più, perché ve li do tutti quanti, ve li regalo, li ho stampati a casa, sono 10 le volte in cui in commissione abbiamo discusso questo argomento, non 6, non dite bugie. Primo. Secondo, vorrei chiarire una cosa una volta per tutte, perché evidentemente ho fatto solo, diciamo, un passo rispetto a tutto quello che ho detto, l'unica cosa che è rimasta in mente è stata la questione relativa ai soldi pubblici che abbiamo speso, ma io non credo che lo spreco dei soldi pubblici sia relativo al numero di commissioni che si fanno, ma sia relativo all'obiettivo che ci si dà e se quell'obiettivo viene perseguito. Se per perseguire quell'obiettivo ci vogliono 40 commissioni, ben vengano 40 commissioni, ma dato che dai verbali, e li ho letti apposta, perché in ogni sacrosanta commissione che abbiamo fatto su questo tema abbiamo voluto tutti quanti ribadire qual era l'obiettivo, che era quello di avere una risposta d'Agenzia della Mobilità rispetto alle nostre richieste, io reputo che questo obiettivo non è stato raggiunto, per questo penso che ex post, se capite cosa significa, alla fine di questo percorso noi abbiamo perso tempo, perché il Partito Democratico vi aveva chiesto di esprimere parere negativo 6 o 7 mesi fa e non c'era bisogno di aspettare. Un'ultima precisazione, perché ci tengo, perché è veramente l'unico motivo per cui io non vado a letto serena la sera, è che penso che la mattina dopo devo vedere alcuni di voi. Grazie. Allora vedo che il consiglio di comportarsi da persone adulte non viene accettato. Quante persone vogliono adesso il diritto di replica, perché è assurdo, non so se vi rendete conto, Vitrotti, io non ci trovo molto da ridere effettivamente, questo teatrino è pazzesco. Allora andiamo avanti, perché veramente, allora io direi di andare avanti con interventi seri e non concederò più a nessuno diritto di replica, significa state attenti e non nominate nessun altro e non fate allusioni, perché veramente è impensabile dover passare un consiglio in queste condizioni. Chi vuole intervenire? Candigliota, stia attento. Grazie Presidente. Allora no, ho capito, però si trova...
spesso e volentieri si fanno citazioni, stavo pensando quasi quasi di autocitarmi così poi dopo posso rintervenire un'altra volta, non so se si può fare. Ok, perfetto, questo quindi lo sappiamo. Sì, infatti prendevo ad esempio la sua battuta. Allora, io ovviamente mi trovo un po' spiazzato sotto alcuni aspetti, perché no? Presidente, no? Si fa un elenco di tutte le commissioni tramite dei verbali che sono pubblici, come diceva anche prima il consigliere Giannone, io spero che adesso l'ho citata, non voglia replicare. E niente, si sciorinavano tutti questi verbali che sono, ripeto, pubblici, forse perché bisognava riempire le mezz'ore, va bene, ci sta bene, ma a livello di propositività alla fine non se ne trova mai. Questo perché, vede, le spiego una cosa, noi abbiamo dimostrato più volte di andare anche contro alcune delibere che arrivavano dal comune, l'abbiamo sempre fatto, non abbiamo sempre detto che tutto quello che ci propinavano andasse bene, abbiamo sempre utilizzato un certo criterio e abbiamo dimostrato anche bocciando, no? Ecco, allora, quindi la coerenza è fondamentale. Ora però, il dubbio che mi sale è un altro ancora, perché questo l'abbiamo sempre detto, il dubbio che mi sale ulteriormente è che a volte ci si dice che noi prendiamo troppo alla leggera determinati argomenti, chiudendoli subito in fretta e furia. Poi invece si fanno più commissioni e ci dicono che praticamente facciamo troppe commissioni. Allora io voglio capire, dobbiamo fare, cioè facciamo una media, no? Giusto, facciamo una media e a questo punto consiglierei a tutti i presidenti di prendere il massimo e il minimo, fare una media e più o meno così ci regoliamo, giusto? Vede, il fatto è questo, che non ci si... spesso allora non si pensa ad essere propositivi, perché questa è la vera problematica. Ci si dice, allora facciamo una cosa, lo facciamo noi un atto. Eh sì, ma se noi poi lo facciamo, c'è chi non lo vota, perché dice che questa giunta è illegittima e quindi di conseguenza non lo si vota. E allora voglio sapere, allora o è una cosa o è un'altra. Io... È certo, come dice il consigliere. Allora, vede, io trovo delle difficoltà. Essere propositivi bisogna esserlo sempre, perché si è anche coerenti nell'essere propositivi. Io qua non trovo la coerenza da parte del Partito Democratico e chiederei, allora, invece di essere propositivi, se non ci riescono qua, lo facessero almeno su quello che sta succedendo a Montecitorio. Allora andassero là e impedissero ai loro parlamentari di... approvare. Restare in tema, quindi, grazie. Io richiamo il regolamento, non so quell'articolo, me lo saprà suggerire il consigliere Cantigliata. Ogni tanto scappa la politica. Ma lei la trova veramente divertente. Ogni tanto scappa la politica. E allora lì provvedete. Lei resti in tema, consigliere Cantigliata, resti in tema. Grazie. Cantigliata, rimanga in tema perché le scappa la politica ogni tanto, eh. Mi scusi, lei sta parlando, mi sta parlando, continuando a parlare sopra, io oggi sarei stanca di questa cosa, sarei stanca. Io l'ho interrotto nel momento in cui lei mi parlava sopra, tant'è vero che neanche ha sentito. Basta, andiamo avanti. Se questa è veramente la politica, aiuto. Allora, andiamo avanti, ci sono altri interventi seri? Ci sono interventi seri? Consigliera Ariano? Allora, la consigliera Ariano, se non ci sono altri interventi, può avere l'ultimo intervento e dopo di lei solamente l'assessore. Quindi io lo dico, se non ci sono interventi, consigliera Ariano. Grazie Presidente, buonasera nuovamente a tutti i colleghi consiglieri. Solo per
puntualizzare delle piccole cose. Allora, noi come amministrazione e come nuova maggioranza necessariamente abbiamo voluto incontrare tutte le varie realtà del territorio che ovviamente hanno la loro espressione nei comitati di quartiere. Pertanto, a parte, diciamo, parlando dell'anno 2016, a parte casi limitati, se non uno o due, l'oggetto delle convocazioni verteva l'incontro con un comitato di quartiere piuttosto che un altro. Quindi sì, ovviamente si è tirata fuori anche quella bozza informale che noi avevamo ricevuto, ma in realtà, avendo la commissione delega anche all'ambiente, al decoro urbano, al verde, ovviamente all'AMA, che insomma, so di andare fuori tema, ma in nemmeno un anno abbiamo visto in più di 4 volte, che è stata, insomma, anche abbiamo anche visitato Rocca Cencia con tutta la commissione, e siamo riusciti grazie a questo a portare l'isola ecologica mobile per due date straordinarie, sì. No, per dire semplicemente che l'incontro, diciamo, l'oggetto delle varie commissioni era l'incontro con le realtà territoriali, non anche ed unicamente, proprio appunto perché non era al punto specifico unico all'ordine del giorno, quello del trasporto. Quindi sì, abbiamo parlato in più occasioni, anzi in alcuni casi abbiamo parlato con comitati che si trovavano a portare avanti delle istanze sul trasporto. In alcuni casi, ricordo Cinecittà Est ci disse che sono 10 anni che chiedeva la stessa cosa, e al quale mi premurai di dire se anche non si può fare, saremo noi a dirle che non si può fare, visto che sono 10 anni che porta avanti questa istanza. O ancora comitati nei quali ovviamente le linee che potevano essere, diciamo, di loro interesse non erano neanche citati nel piano. Quindi sì, abbiamo parlato, ma ovviamente non era l'unico oggetto e né insomma verteva unicamente su questa la tematica. Seconda cosa che mi ero appuntata, nella data di maggio, nel momento in cui noi parlavamo di osservazioni, non eravamo assolutamente a favore dell'espressione di parere, cioè nel senso il nostro parere non voleva essere favorevole, ma volevamo comunque che la commissione tutta si esprimesse sul fatto di non, se non ricordo male il 19 o il 20 maggio, appunto di non espressione, perché molto spesso si chiede di rispettare i tempi amministrativi, ma ci rendiamo noi stessi conto durante le lavorazioni che il cittadino, il territorio ci chiede, diciamo così, di attendere un attimo, di pensare meglio, eccetera. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso tutti insieme nella commissione molto partecipata, appunto, di rimandare l'espressione del voto, per cui è per quello poi che che è passato, insomma, con le altre argomentazioni di pertinenza e l'estate, eccetera eccetera, si è arrivati poi fino ad ora. Cosa succede? Che quello che avremmo voluto fare nella sede del 6 ottobre era proprio quello che già precedentemente il collega consigliere Giannone, che nuovamente spero, insomma, di citare, che non voglia parlare anche lui, ci attendevamo di fare quella discussione che credevamo essere pronti tutti di poter fare, perché necessariamente nel corso del tempo non tutto è scritto nei verbali, noi su questo documento ci dovevamo esprimere. Avendo questo documento sotto mano, è su questo documento che dovevamo esprimere il nostro voto. Quindi all'atere di questo poteva arrivare eventualmente una bozza informale, ciò non è avvenuto, ma voglio dire, non è che noi richiediamo al Dipartimento e all'Agenzia un piano ulteriore se comunque non ci siamo espressi intanto su questo. Quindi è espressione proprio della volontà politica quella di porre un punto e definire quelle che erano le azioni che volevamo fare. Ripeto, non sarebbe stata una semplice espressione quella appunto che è venuta fuori dalla Commissione, ma sarebbe stata molto di più se ovviamente tutte le componenti dell'opposizione fossero state fossero state presenti, ed è una cosa che non avrei detto se non mi fosse stato dato modo di dirlo, perché non era proprio mia volontà puntare su questo, proprio perché ho sempre lavorato collaborando con gli altri nel massimo veramente di quella che credo, insomma, la correttezza che posso, insomma,
mettere a disposizione nell'ambito dei rapporti interpersonali, oltre che nel grande rispetto delle persone che ovviamente hanno votato voi, come hanno votato tutti gli altri che compongono questo Consiglio. Quindi questo volevo chiarire. Come la collega dice, come ci dicevano appunto, di non aver potuto leggere precedentemente il nostro ordine del giorno, così io non avevo potuto leggere prima della sua presentazione quello presentato dai colleghi, quindi molto volentieri, se abbiamo qualche minuto, vi chiedo, leggiamolo insieme, quindi siamo parimenti, diciamo, nell'ignoranza, anzi io insomma l'ho letto poco fa, quindi insomma eravamo nella stessa condizione. Altra cosa, perdonatemi se sto un pochino, forse io ho capito un pochino cosa è accaduto trovando qualche documento online che precedentemente non avevo visto. Ci chiediamo tutti come mai informalmente ci fosse pervenuta questa quella originaria bozza datata dicembre 2015 e come mai invece fosse intervenuta quella nuova composizione progettuale del documento che ci è pervenuta appunto ad aprile e che stravolgeva in sostanza ciò che avevamo visto tutti insieme. In realtà appunto nella data, insomma nelle prime pagine di questo documento sul quale ci siamo incontrati e che poi è stato diffuso a tutte le persone, insomma a tutti i comitati, si faceva riferimento ad una nota di parere del Dipartimento Mobilità del 23 giugno, quindi appunto pervenuta nelle giornate in cui anche ora noi non facevamo parte di questo consiglio, comunque eravamo nelle fasi di votazione, e quindi la data del 20 luglio per il documento su cui ci siamo confrontati nel corso del 2017 è stata insomma il recepimento di informazioni che molto probabilmente si può pensare, si può supporre siano stati diciamo visti con le vecchie amministrazioni. Su questo infatti mi permetto, so che è pubblico anche questo, ma solo un inciso, di dire che guardando poi all'espressione di parere del giorno 28 maggio 2015 avente ad oggetto le modifiche del trasporto pubblico connesse all'entrata in esercizio della tratta parco di Centocelle Lodi della metro C, si faceva infatti riferimento fra i vari tagli, le varie modifiche di progetto e tutta una serie di richieste che poi ho visto infatti che alcuni colleghi dell'opposizione ci hanno continuato poi a ribadire necessarie, quindi vedo che anche quando comunque erano loro, avevano loro la possibilità di poter evitare alcune cose, evidentemente tanta incisività questo consiglio non era riuscito purtroppo ad avere. Si parlava quindi, dalle soppressioni risulterebbe, vabbè comunque è stata fatta, di una serie di variazioni e di tutta una serie di modifiche, vabbè, linee 507, 504, 506 che sono appunto in questo progetto, che verranno modificate profondamente ridisegnando il servizio sul quadrante eccetera eccetera. Poi a un certo punto si pone una richiesta che credo appunto sia alla base di questo documento informale che poi abbiamo visto negli ultimi mesi del 2016, quindi nei primi della nostra amministrazione. Si dice anche che si rappresenta la necessità di impostare preventivamente il confronto sulle rimanenti linee del TPL afferenti ai depositi non ancora interessati dalla ristrutturazione, quindi c'era la piena consapevolezza che ovviamente il territorio si sarebbe stato interessato di questo processo, con particolare riferimento al deposito di Tor Vergata. Il confronto preventivo per le linee in esercizio deve focalizzare le problematiche che gli attuali percorsi delle linee 663, 664, 654 creano nei quartieri Capannello e Statuario, affrontare le criticità delle linee 503 e 505 nei quartieri Gregna, Osteria del Curato, Centroni, rivalutare il percorso della linea 557 contestualmente alle linee 559, 657 al fine di migliorare la fruizione e l'efficienza del trasporto pubblico. Quindi credo che grande parte di questo progetto sia nato dall'impulso delle precedenti, insomma di chi ci ha preceduti. Speriamo, con il lungo lavoro che abbiamo fatto insieme e che ora vediamo
tramite l'ordine del giorno che cercheremo di licenziare a breve con il voto, sia realmente quello che poi il territorio ci chiede, perché il territorio ha subito ovviamente una serie di variazioni, il territorio si rende conto ovviamente di tutte quelle criticità strutturali che vive, perché tutti noi viviamo nel territorio, ne siamo consapevoli. È tutto, devo dire, sembra banale dire, in divenire. Cerchiamo di dare modo e concretezza reale, come di essere, diciamo, una piattaforma di confronto positivo assolutamente per le istanze di tutti. Teniamo anche conto molto spesso che le attuali abitudini, insomma, che tempo molto scaduto, spesso, consigliere, scusi, proprio finisco solo dire questa cosa, che le attuali abitudini sono nate da quelle esigenze che nel tempo ci hanno anche permesso di diciamo farle diventare abitudini, nel senso che le modifiche tra le linee del trasporto di superficie negli anni si sono succedute, probabilmente alcune delle modifiche che potrebbero essere poi eventualmente accettate o meno scontenteranno alcuni e invece magari diciamo così, intercetteranno una nuova utenza. Quindi noi comunque siamo qui, il lavoro è stato lungo e sono certa che il lavoro che abbiamo fatto sia produttivo. Mi dispiace appunto che non abbia prodotto tradotto in osservazioni alle espressioni di parere risultante lo scorso 6 ottobre, quello che invece a questo punto sono gli ordini del giorno di oggi, perché realmente la data del 6 ottobre doveva essere la piattaforma d'inizio per poter poi portare delle integrazioni a questa espressione di parere. Quindi a me dispiace moltissimo che in quella sede, per una serie di ragioni, probabilmente forse per semplicemente una serie di concause, ci siamo trovati a fare una delibera monca che monca non è, perché come maggioranza noi non abbiamo voluto imporre delle osservazioni ad un documento che di fatto sarebbe stato, insomma, unicamente, e quindi questo è. Grazie. Con sforzo. Allora, io posso lasciare la parola all'assessore e poi passiamo agli ordini del giorno. Ok, io vi ruberò pochissimo tempo perché il mio interesse è cercare un attimo di inquadrare questa vicenda, perché la soluzione che stiamo dando ad affrontare oggi, cioè il rifiuto di buona parte delle proposte, secondo me era in nuce, in partenza, in questo percorso. L'Agenzia è un organo tecnico e ci ha prodotto un documento tecnico chiedendo al Municipio una valutazione che non poteva essere tecnica, in quanto l'organo tecnico solo loro doveva essere una valutazione politica. Quindi passare per la consultazione dei cittadini. Il problema in partenza, secondo me, era nel mandato iniziale. Il mandato iniziale era quello di una razionalizzazione del sistema di trasporto, che significa ottimizzare chilometri, percorsi e mezzi, togliendo da qualche parte e aggiungendo da qualche altra. Praticamente si uniscono delle linee, si tolgono dei passaggi, si tolgono dei tracciati per poi recuperare chilometri, tempo e corse e tradurli in una modifica. Che cosa è successo nel momento in cui si sono andati a consultare i cittadini? Per i cittadini non andava tolto nulla. Quindi, non potendo togliere nulla, i tecnici ci hanno detto non si può aggiungere nulla. Un pochino l'impasse si è creata da questo. Il motivo, secondo me, risale nel fatto che nel momento in cui si va a consultare la cittadinanza sulle corse dei bus, si vanno a interpellare quelli che già li usano. Quindi un'utenza fidelizzata, un'utenza che usa i bus così come sono, e non si può interpellare quelli che sono l'utenza potenziale. Quindi alla fine questo processo probabilmente non poteva addivenire, visto dal termine del percorso, non poteva addivenire a un risultato differente. Per il futuro io penso che vadano chieste ai tecnici delle valutazioni di tipo diverso, cioè non semplicemente fare un prospetto di cosa togliere, cosa mettere, quanti chilometri di qua, quante corse di là. Va chiesta una valutazione di progetto sulla quantità di cittadini servita, perché questo è una cosa che a loro costerà di più in termini di tempo e di esperienza, però li vincolerà in qualche maniera. Se loro mi dicono io con questa razionalizzazione invece di servire 100 cittadini ne servo 120, la politica può esprimere un parere più facilmente, gli può dire sì, vale la pena, vai avanti, però a quel punto a valle, a distanza di tempo, di un anno, di due anni, quei 120 possono essere valutati, e questo, diciamo, vincola molto il lavoro
dell'agenzia in termini di efficienza, cioè tu mi stai proponendo qualcosa che ha un'efficacia reale. Era soltanto questo un po' per inquadrare tutto il discorso in una vision complessiva. Bene, allora passiamo adesso a fine discussione alla presentazione degli ordini del giorno. Quello che mi è pervenuto prima è quello a firma PD, quindi se lo vogliamo presentare, 3 minuti, grazie. Grazie, no? Sì, Presidente. Noi abbiamo presentato questo ordine del giorno come Partito Democratico perché, nonostante come abbiamo detto, avremmo sperato, ma forse su questo, come diceva la Presidente della Commissione, c'è stata, lei dice, un'incomprensione, però dopo 10 commissioni ne potevamo fare pure 11 a quel punto e facevamo un lavoro compiuto, perché invece di presentare degli ordini del giorno in questo modo saremmo arrivati oggi con un ordine del giorno non del Partito Democratico o del Movimento 5 Stelle o di altri gruppi accodati, bensì della terza commissione. Oltretutto in conferenza dei capigruppo, quando è stata calendarizzata questa proposta all'ordine del giorno di oggi, si era parlato di fare un ordine del giorno in consiglio, rispetto al quale noi diciamo con tutte le criticità espresse saremmo stati d'accordo, però volevo segnalare che è la maggioranza che, presentando un ordine del giorno, deve coinvolgere tutte le opposizioni, cosa che invece non è stata fatta, o meglio, a vedere chi ha firmato l'altro ordine del giorno, è stata fatta solo con alcune opposizioni, che va bene, ma vorremmo capire il perché proprio il Partito Democratico non è stato coinvolto in questo percorso, che poteva appunto essere l'esito di un percorso condiviso in commissione. Solo per questo motivo, ieri sera, non avendo ricevuto alcuna comunicazione o alcun testo da discutere insieme, non essendo sicuri che lo avreste presentato, perché noi non potevamo saperlo, ci siamo premurati di presentare un ordine del giorno da sottoporre oggi al Consiglio, ed è per questo, e non in opposizione o in contrapposizione, ma perché volevamo salvaguardare il lavoro fatto, che oggi ci troviamo a presentare questo ordine del giorno, che appunto, sarò breve perché ne abbiamo già discusso, replica e ribadisce il lavoro fatto in commissione con i comitati, le richieste che sono state portate dai cittadini, le dichiarazioni che appunto, come ci ricordavano, sono a verbale e sono pubbliche, fortunatamente, in cui il Partito Democratico solamente chiedeva, diciamo, di salvaguardare le tratte di cui abbiamo discusso e discuteremo, perché sono presenti in parte in entrambi gli ordini del giorno che discuteremo, e in cui chiediamo alla Presidente del Municipio di attivarsi nuovamente e con urgenza presso l'Agenzia della Mobilità e il Dipartimento competente, perché sono interessanti veramente su questo le cose che diceva l'assessore, però le proposte politiche e di metodo di lavoro devono venire da voi, devono venire da lei, assessore, non devono essere, diciamo, una modifica spontanea da parte di Agenzia per la Mobilità, perché, come giustamente ha detto lei, l'Agenzia è un organo tecnico che, fino a che pensa di lavorare bene, lavora come sa fare. Devono venire dalla politica delle proposte di modifica, ci fa piacere ascoltarle, ma non ne abbiamo mai discusso anche di questo in commissione, eppure con l'Agenzia ci siamo incontrati più volte. Quindi noi, proprio per salvaguardare il lavoro che è stato fatto, soddisfatti del parere negativo della commissione, chiediamo che vengano accolte le richieste formulate dai cittadini e dai comitati di quartiere nella commissione terza, e soprattutto che, nell'eventualità di una nuova proposta progettuale da parte di Agenzia per la Mobilità, vengano tenute in considerazione in particolare alcune osservazioni, che sono quelle su cui abbiamo discusso di più, e ve le vado a leggere. Sulla linea 664, poiché è una linea portante, l'allungamento ci fino sono a 3 minuti per l'esposizione.
Ma che faccio, non lo posso leggere? Avete preso la copia tutti quanti? Ci sono le copie. Va bene. Allora noi chiediamo che, chiediamo che vengano tenute in considerazione le osservazioni sulle linee 664, 663, 654, 662, 503, 559, 557 e 657. A questo punto chiediamo anche alla maggioranza di rispondere nel merito se sono d'accordo o meno con queste osservazioni, perché non abbiamo aggiunto nulla di più se non quello di cui abbiamo discusso più volte in commissione. Se hanno voglia di condividere un ordine del giorno unitario, anche se noi ci aspettavamo che lo facessero prima di arrivare in consiglio e non dopo, e quindi se vogliono sospendere la commissione per provare a fare un ordine del giorno unitario che avremmo dovuto fare in commissione. Diversamente noi continueremo a votare il nostro ordine del giorno, perché chiediamo che, se non ci siamo riusciti come commissione, almeno come parte politica, di dovere il rispetto ai cittadini che in questi mesi, in questo anno, ci hanno posto dei temi importanti. Grazie. Bene, dichiarazioni di voto, se ne possono fare una a gruppo, mi raccomando, 3 minuti, non di più. Dichiarazioni di voto? No. Allora, a questo punto direi che passiamo direttamente al voto. Scusi, favorevoli. Presidente, scusi Presidente, ho chiesto alla maggioranza, a tutti, se volevano sospendere, vorrei una risposta. Ah, io questo non l'ho percepito, volete rispondere? Sono interessati a fare un ordine del giorno unitario o meno? Volete, ci siete a fare un'interruzione? Si riesce a fare un... mi dite... 5 minuti per capire questa cosa da farsi. Grazie. No, Presidente. 5 veramente. Abbiamo ancora, oltre all'ordine del giorno, l'atto e un altro atto. Sì, 5 minuti sono sufficienti, Presidente. Benissimo, grazie mille, vi aspettiamo qui. Ammetto che ho anche difficoltà a ricordare dove eravamo, è passato un po' di tempo. Sì, all'ordine del giorno, alle dichiarazioni di voto, e stavamo votando perché non c'erano dichiarazioni, poi c'è stata la richiesta di interruzione. A questo punto, se ci aggiornate su quello che è successo, qualcuno ci vuole aggiornare? No, c'è presente soprattutto, siccome l'atto che era prima in discussione, io credo sia stato ritirato, non c'è più da votarlo secondo me. Io, se me lo dite come ufficialmente, sì, ok. Grazie Presidente, vista diciamo l'accoglimento che c'è stato, sì, vi ringrazio intanto per il tempo che ci avete concesso, però c'è stata diciamo una possibilità di lavorare su un testo unico, quindi diciamo noi che siamo qui a nome del Partito Democratico ritiriamo l'atto, l'ordine del giorno presentato, così da votarne diciamo uno più concentrato esclusivamente nel merito della questione sottoposta finora. Grazie. Quindi passiamo direttamente all'atto successivo, all'ordine del giorno, a questo punto che diventa unico e convergente, giusto? Io non so se è stato firmato da tutti, a questo punto se è firmato da tutti vale la pena, ditemi voi, vogliamo discuterlo, presentarlo, fare dichiarazione di voto? No, facciamo tutto per... Dichiarazione di voto? Presentazione penso che, visto che è stato lavorato insieme, non so, ditemi tutti veramente. Io... Allora, presentatelo in maniera veloce, diteci quello che è successo e dai. Raccontarci veramente quello che è successo e come è confluito tutto qui, in modo che tutti abbiamo la stessa visione. Lo faccio io, se vuoi. Dai, allora? Benissimo, Giannone? Sì, non c'è il testo. Bene. Se cerca il testo, non ce l'ha. Il testo è qui. È l'unico esemplare. Il testo è qui ed è quello che è stato... È l'unico esemplare. Sì. Sì, forse è questo. No, è quello con la caccia. È questo qui. Quello lì. È l'unico originale. Sì, perché questo è... Sì, consigliere Giannone, non più di 3 minuti. Sì, grazie Presidente. Presento allora quest'ordine del giorno che, come è stato anticipato, è stato quindi emendato in qualche modo, accogliendo parte della
dell'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico e poi e quindi contiene, diciamo, una visione condivisa di quelle che sono le proposte raccolte quindi durante le sedute di commissione e che in qualche modo vanno a completare la proposta, l'espressione di parere che è stata data in sede di commissione, che ricordiamo per la proposta, per il, diciamo, la proposta appunto di agenzia di mobilità è per noi, diciamo, negativa. Quindi sono state modificati alcuni punti, tecnicamente adesso io non entro tanto nel provvedimento perché nei punti dell'ordine del giorno, perché chiaramente insomma in 3 minuti non ce la farei, essendo punti anche abbastanza tecnici. Quindi diciamo che sono state tolte alcune parti specifiche relative al provvedimento 1 riguardante la linea 654-663, richiedendo appunto di lasciare inalterati i percorsi. Modifiche sono state inserite per quanto riguarda il provvedimento 4, linee 3, 1, 3, 556, 556F. E, per le quali si queste sono linee impattate, mentre per le linee 557, 559 e 657 si esprime parere negativo, quindi si richiede che si mantenga il percorso inalterato. Sostanzialmente abbiamo stralciato alcune parti finali dell'ordine del giorno. Quindi sostanzialmente la volontà con questo atto, la volontà politica di comunque avviare un processo invece propositivo da parte di questo Consiglio è sostanzialmente, possiamo dire, unitario, quindi di tutte le forze politiche qui rappresentate. Grazie. Dichiarazioni di voto. Allora, Presidente, velocemente, quindi i 5 minuti che sono passati sono serviti di interruzione, sono serviti a capire che effettivamente, io non riesco a dire il contrario, effettivamente c'è una volontà, c'era e c'è una volontà di portare a casa un prodotto politico intelligente di questo municipio. Devo dire che Fratelli d'Italia aveva già recepito da parte della maggioranza, ma anche nel lavoro di commissione che è stato fatto, questa opportunità. Mi fa piacere che in quest'Aula si è potuto anche portare a casa diciamo, il sostegno del Partito Democratico, che anche se, diciamo, un po' così a fatica, si è reso conto e ha reso anche, diciamo, la parte dell'atto meno politica, anche se per gioco di parole è forse più politica di prima, ma sono stati tolti dei pezzi che facevano riferimenti, insomma, ad altre istituzioni più lontane da noi. Quindi il fatto di questo a me fa piacere. Devo dire che siamo testimoni oggi di un'apertura, in questo caso di una maggioranza che io non avevo dubbi, che quando ci si parla e ci si confronta con le dovute maniere, i dovuti suggerimenti e anche con la cognizione di causa si riesce a fare un ottimo lavoro, e siamo contenti che nonostante tutto arrivi questa forte, e noi abbiamo fatto mettere, che poi so che interverrà anche il collega, abbiamo fatto mettere un'azione decisa nei confronti del Dipartimento, nei confronti dell'Agenzia della Mobilità, affinché questa nostra posizione venga mantenuta. Tutto lì è il gioco. Se riusciamo a fare questo abbiamo vinto, se non riusciamo a fare questo potremmo perdere, perdiamo una battaglia ma dobbiamo vincere la guerra, quindi dopo ci dobbiamo comunque farci carico verso chi di dovere per ottenere il risultato. Quindi favorevolissimo all'ordine del giorno unito. Benissimo, altre dichiarazioni di voto? No? Sì, consigliera Biondo. Grazie, sì. Volevamo ringraziare tutti perché alla fine, insomma, era d'obbligo dopo questa discussione
convergere su un ordine del giorno. Evidentemente questo dimostra che non ci sbagliavamo quando richiedevamo un approfondimento, e avremmo, ripeto, avremmo potuto farlo ieri sera senza fare perdere questo tempo ai funzionari del municipio e a discutere fino alle 7. Nonostante questo, io volevo dichiarare a nome del Partito Democratico il nostro voto favorevole per questo ordine del giorno. Abbiamo anche, come sapete, ritirato il nostro ordine del giorno nonostante l'avessimo presentato per primi, perché all'interno dell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza sono state accolte alcune cose per noi fondamentali, ovvero è stata fatta una modifica per quanto riguardava le linee 663 e 654, sulle quali c'era un'imprecisione importante, è stata aggiunta una frase che non era presente sulle linee 557, 559 e 657, che nell'ordine del giorno originario veniva spiegato che si dava parere positivo alla proposta di Agenzia per la Mobilità, mentre noi non eravamo assolutamente d'accordo, perché la modifica di quelle linee non serviva dei quartieri fondamentali e soprattutto alcuni licei, e su questo invece anche le altre forze politiche hanno accolto la nostra proposta, che è quella sostanzialmente per il momento di non modificare queste tre linee. E sono state anche eliminate alcune frasi secondo noi poco chiare, per cui vi ringraziamo per il lavoro che abbiamo fatto e votiamo a favore. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. Ecco, fa piacere che su un ordine del giorno così importante come quello appunto della razionalizzazione della rete ATAC e del municipio si sia trovato anche l'apporto del Partito Democratico. Noi già, io insieme col consigliere Fulvio Giuliano, avevamo lavorato su questa ordine del giorno, immettendo chiaramente nostre proposte, e poi il discorso importante di un impegno deciso. Ecco, noi pensiamo che il discorso dell'unità, che poi io ho sempre cercato in questo consiglio un discorso unitario sulle cose fondamentali che riguardano il territorio, sulle cose fondamentali concrete, non stiamo parlando di ideologia qua, ma su fatti concreti e tecnici, com'è il discorso della razionalizzazione delle rete ATAC, ci dovrà essere un discorso unitario, perché attraverso il discorso unitario questa proposta diventa più forte a livello cittadino, e in questo la responsabilità pure forte di questa maggioranza di riuscire ad imporre al Dipartimento, e perciò di forzare anche l'assessore Capitolino a che venga rispettata quella che è l'indicazione che viene dal territorio, un'indicazione che noi già abbiamo ribadito e che è già stata inserita nell'ordine del giorno precedente, e perciò io quello che mi auguro, ecco, un impegno forte, non possiamo prendere rispetto a queste proprio perché c'è un discorso unitario in giro ai cittadini, dobbiamo assolutamente con forza seguire e vigilare come abbiamo messo nell'impegno, abbiamo messo il raggiungimento degli obiettivi prefissi vigilando sulla tempestiva attuazione degli stessi, questo è un discorso fondamentale, e noi ribadiamo anche noi come gruppo il discorso della vigilanza che è centrale perciò per seguire con forza questo processo. Dichiarazione di voto? Giannone? Sì, è la dichiarazione di voto. Sì, allora, il gruppo Movimento 5 Stelle voterà a favore questo ordine del giorno, riconoscendo che quando il lavoro viene fatto veramente a 2, 4, 6, 8 mani, si riesce ad ottenere un risultato sicuramente migliore, rammaricandomi nel aver invece constatato che purtroppo l'ultima occasione data, quella della scorsa commissione, voleva essere proprio un momento per attivare questa discussione. Non è stata fatta in quella sede che era la più opportuna, l'abbiamo fatta adesso, va bene lo stesso, siamo contenti, e soprattutto perché l'atto, l'atto conseguente è sicuramente un atto più forte, essendo condiviso da tutte le forze politiche presenti. Grazie. Voto favorevoli.
Fulvio, tu no? Consigliere Giuliano, lei non vota? Votiamo adesso? Ho detto favorevole. Contrari? Penso che cosa sia stata mezz'oretta. Astenuti? Direi all'unanimità, no? Sì, perfetto. Allora, adesso passiamo invece alla votazione sulla espressione di parere con parere negativo. Favorevoli? No, ci sono dichiarazioni di voto sulla... Ci sono dichiarazioni di voto? No. Allora, favorevoli al parere negativo? Contrari? Astenuti? Bene, seduta lunga, ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo ancora... pensavo che fosse all'unanimità. All'unanimità. E ricordo anche l'approvazione dei verbali, che erano in visione ed erano i verbali, numero... No, Presidente, mi scusi, siccome... Sì. Siccome c'è in discussione un atto ulteriore, però di comune accordo tra tutte le forze politiche abbiamo convenuto di... non discuterlo oggi, ma posporlo se possibile al prossimo consiglio, cioè passando per una capigruppo. Tutti d'accordo, perfetto. Grazie. Quindi l'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi viene spostato al prossimo consiglio, al punto 1 del prossimo consiglio. Benissimo, la 19.05. Quale? Questo.